Painting, trasmetti. Yeah, ci siamo. Ok, sono riuscito a farlo in tempo. Purtroppo è sempre complicato far partire le live su YouTube. Ha due step e sono un po' complicati entrambi. Signori, ma buongiorno e benvenuti su YouTube. Oggi roba figa. Oggi roba figa. Ho pseudo capito, quindi oggi roba figa. Ciao Celtico, ciao Angela, ciao Mometta, ciao Elena, ciao Fefetta, ciao Mercury, hola, hola pupattoli. Allora. C'è una cosa che mi sono andata a controllare ieri sera la tizia. Le cose che dobbiamo fare oggi. Ho controllato solamente chi fosse la tipa e che siamo forse all'ottava, sì, all'ottava settimana. Quindi oggi figo, oggi molto figo. Credo che il titolo sia corretto. Se è sbagliato, ditemelo voi, ma credo che sia giusto. Ciao Anto, ciao Jacob, Ilenia, Sara, Mary J. Ciao Yasmin, Daily, Ginevra, Alessandra, Tsubaki, Anto, Annie, Beh, Martina, Alessandra, Elisabetta, Edoardo, Vincenza, Asia, Massalve. Ciao Pupi, ciao Ibi. Buongiorno. Allora. Vediamo un po'. Che vuol dire non devi giocare agli Andare Simulator? Io ci faccio quello che voglio. Daily, vuoi essere bannato? Perché stai spammando, vuoi essere bannato? Ciao Finestrato, ciao Antonio, ciao Joe! Ciao ragazzi! Vuole essere bannato? Fefe, fai tu! Ciao Kevin, fai tu Fefe o chi c'è di altri. Bella Kevin, bella Giulia, ciao Francesco, ciao Max. Ciao ragazzuoli, mi saluti, babba? No. No, avete rotto il cazzo queste frasi di merda. Ciao Lela, ciao New Jeans, hola Christian. Allora. Oh, ciao Bepolar, ma salve. Ok, l'abbiamo fatto calmare il signorino di prima, no? Ok. Ne arriveranno tanti, Fefe. Sia Fefe che Lela, avviso che ne arriveranno tanti, va bene ragazzi? È un po' come quando Overwatch, si era capito che era finito nelle mani di persone che facevano mobbing in ufficio e quindi la gente non doveva più giocare Overwatch, ma la gente ci gioca comunque perché comunque quello è un gioco. E ciao il Revil! Quindi sti cazzi, no Gavin, no. Ciao Francicina! Allora, tutto bene, Maria Gra. Che è successo? Perché devi cambiare? Ah, beh, cambiala, Maria. Allora, cambiala. Siamo pronti alla guerra, ma sì, combattiamo. Combattiamo, Fefe! Combattiamo. Allora, dico già, ovviamente, per chi è qua, che oggi ci saranno un po' di persone che arriveranno in chat e diranno la loro su tante cose. Su tante cose. A noi. Io lo dico, a noi non ce ne frega un cazzo. No, Momo, è una cosa che dovresti sapere giocando ad Overwatch, no? Come fai a non saperlo, Momo? Che la gente ha fatto delle robe. Ma che c'entra, Daily? Ma a me non me ne frega niente. Io sto giocando il gioco, che poi è pure gratis, quindi manco gli sto a dare un euro a questo. Ma che vuoi? È un tuo pensiero, Daily, non è il mio pensiero, punto. Sì, lo so, fu brutto, a noi frega niente, a noi frega niente, a me frega niente perché io separo le due cose, il creatore dall'opera d'arte, ma sempre fatto in generale su tutte le cose. Allora, a cosa giochi? Vincenzia, secondo te a cosa gioco? Su YouTube gioco solo agli under, in live, non gioco a nient'altro. E quindi secondo te a cosa gioco, Vincenzia? Andare. Anche perché dobbiamo finire, abbiamo l'ottava settimana, quindi non vedo l'ora di finirlo. Anche perché voglio scoprire la fine, visto che me la sono fatta fino adesso, voglio scoprire la fine, cavolo. Ciao Federica. Allora, uccidiamo tutti per il nostro senpai. Ma il problema, sai cos'è? È che io voglio capire alla fine se ci mettiamo con senpai oppure no. Ma perché fare polemica? Perché la gente vive dei polemica, capito? Fefe, ma chi se ne frega? Nel senso. A me non me ne frega niente delle polemiche, Fede. Cioè, è una cosa proprio che io sto sempre più distaccata possibile. A me non interessa. Io ho detto la mia opinione. L'ho spiegata anche l'altro giorno in live su Twitch. Ho detto la mia opinione. Ho detto a me di quello che fa questo creatore non me ne frega assolutamente un cazzo. Si sa che è una persona di merda, si può dire? Che ha fatto cose di merda. Però a me la sua opera piace.
Quindi io mi godo la sua opera, me ne fotto di lui. Cioè, per me lui è completamente separato dall'opera in sé, ma l'ho sempre fatto. Sempre separate le opere da chi le crea. Cioè, anche perché, se no, ragazzi, non dovremmo proprio guardare alcune opere o leggerle o usufruirne, ecco. E allora, no, Alessandro, non mi si aggiorna il cazzo di gioco. Ora ti faccio vedere perché. Ciao, bimba. Non mi si aggiorna. Niente. Ciao, Antonio. Se avessi un PC di gente del gioco lo scaricherei pure io. Ma no, ma vedi che... Non è pesante, Fede. A me non... È leggerissimo. Non è leggero, è leggero. Ciao Romina, io penso che sia leggero, Yandere. È pesante, Fefetta. Ciao ragazzi. Non si potrebbe fare... A parte quello, Elena, a parte quello, la maggior parte delle cose create sono di persone completamente fuori di testa. E... Ma va bene lo stesso. Però facciamo i moralisti, perché a noi piace fare i moralisti, capito? E a noi piace, in Italia ci piace fare i moralisti. È una cosa che ci piace fare in generale. Sì. Se non dovessimo utilizzare le cose per via dei creatori, non dovremmo neanche stare su internet a sto punto. E vabbè, ci sono tante cose brutte che noi utilizziamo, ma perché comunque nel campo della tecnologia siamo andati abbastanza avanti, quindi ecco. Quello sì. Il mio PC è vecchiotto. Ah, ok. Una cosa, papà, sei una ragazza... sai, a ragazza, godini grandi e capelli arancioni? Non ho capito un cazzo, Polar. Niente. Ormai sono quasi tutti fuori di testa. Sì, però siamo esatto, Elena, hai detto una cosa giusta. Siamo moralisti solo riguardo certe cose. Solo. Sulle altre, quelle che ci dovrebbero veramente interessare, invece non facciamo le battaglie in piazza, però va bene. Ciao Darallo. Ciao Sara. Quando giochi? Madonna, Tommy, che palle. Tommy, che grande cazzo. Posso parlare con la mia chat, Tommy? Ciao prosciuttino, se non ti va Tommy, quella è la porta. X in alto a destra, chiudi live. Ciao, grazie. Ti vuole bene come... Ma sì, a voglia. Sono solo Kevin. No, sei Kevin in realtà. Hai mai giocato al caro... No, allora Antonio, ci ho giocato a Genshin, ma non mi fa impazzire in live. È uno di quei giochi che mi piace forse giocare più da sola che a giocare in live, perché live è troppo palloso da guardare. Cioè, non ci riesco a creare del contenuto, non mi piace. Non mi piace proprio. Ciao Marco. Cioè, il live è troppo ammosciante. Io voglio qualcosa di interattivo in live. Voglio qualcosa di super cazzuto, capito? Ciao Maria Grazia. Ciao Noku. Ma salve. Bella Alessia, hai fatto colazione? Hai cagato? Ho fatto colazione. Cioè, in realtà ho mangiato solo i cereali per non stare male in live. Quindi è un po' una cagata. È noioso. Mi esci in live è la cosa più pallosa da morire. Però ti posso dire questo, e non riesco proprio a... Cioè, il Genshin secondo me va giocato da soli, cioè per i cazzi proprio. È proprio una cosa di quelle che dici, gioco da solo e poi mi passo il tempo, ecco. Solo quello. Ciao Silvana. Ciao Tsubaki. Credo non questo me. Grazie Tsubaki, thank you. No, ma la mia community ci è abituata. Poi arrivano degli elementi tipo Tommy, tipo gente così che scrive tipo giochi. Ma a me non me ne frega un cazzo. Sì, Marco, ci giochiamo il giovedì di solito ai giochi di Roblox, però in live su Twitch, non su TikTok. Cioè su YouTube. Su YouTube non so che gioco porterò dopo Yandere. Dobbiamo vedere, perché devo ancora cercarlo un gioco dopo Yandere, che dici è una cosa che non farò su Twitch ma farò solamente su YouTube. Devo vedere cosa fare solo su YouTube. È meglio offline, sì, è come tipo Zelda, questi giochi qua vanno giocati più offline, tipo sul divano col pad, che di cazzi propri. Ciao Gennaro, ciao Diego, ciao Alessia, ciao Riccone, che palle non avere l'immunità PIP. Cos'è l'immunità PIP? Cos'è fine stato la PIP? Che è la PIP? Perché parlate di PIP? Che cos'è la PIP? Non fate le persone volgari e boccaccesche, voi hai PIP. Vabbè, ma che c'entra, Momo? Ma quello è un gioco FPS. È una categoria diversa da un gioco single player in cui è esplorativo e questo. Ciao Flavio! Ti amo, un altro gioco illegale da portare su YouTube? Sì! No, allora, ci sono dei giochi illegali su Twitch, Momo. C'è una lista di giochi illegali, aspetta, te la mando. Aspetta, la metto qua,
ma c'è una lista di giochi illegali su Twitch. Si chiamano i Prohibited Games. Te la faccio vedere? Aspetta. Allora, questi qua sono tutti i giochi proibiti di Twitch. Se voi cliccate sul link che vi ho messo e se voi scrollate verso sotto, ci sono tutti i giochi proibiti su Twitch. Ovviamente l'ultimo è Yandere Simulator, ma ci stanno un sacco di robe. Forse alcuni di questi sono anche mezzi pornazzi. Vabbè, tipo Porno Studio Tycoon è pornazzo sicuro, capito? Però ce lo facciamo andare bene. Comunque, comunque ci sono quelli che non si possono mettere. Perché ti ho già salutato, Roy. Hai strarrotto il cazzo. Salutaci pappagallo. Il pappagallo è qua. Piccolino. Anche se devo cambiargli l'acqua. Ciao Silvana, devo cambiargli l'acqua. Hola. Sono... che cosa sono? 130 giochi illegali? No, sono quelli là. Non sono 130. Io direi un bel Porno Studio Tycoon. Dai, ti prego. Madonna mia. No, no, non li faccio i pornazzi. Non li... basta. No, non si fanno quelle cose. Lela. Ciao Isa. No, non si fanno queste cose, ragazzi. No, no, giochiamo giochi che si possono giocare, però che magari il creatore ha giocato con, ha litigato con quelli di Twitch, e quindi su Twitch non sono permessi. Ciao Chiara, ciao Betty. Ma ti dico, sì, vabbè, blu, frega niente. Io gioco il gioco, poi chi se ne fotte. Sono quelli vietati su YouTube? Non lo so, Ibi, ma penso che ci siano quelli vietati su YouTube, Bigio. Non lo so. Poi quello è da vedere, eh. Io prima controllo sempre prima di portare un contenuto, perché non porterei mai un contenuto violato, cioè che viola le linee guida. Quando giochi a Roblox i giorni che non ho capito? Il giovedì su Twitch, Marco. Però quando c'è il gioco, quello che proprio dici mi prende, mi attira. Sblocchi tutta la checklist. Sì, dai, Egi. Non le fanno, lei li guarda solo. Ma io non li guardo, ciao Vanilla, ti giuro. Sì, 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 Elisabetta, giocheremo a Saikon o su Toga, che poi sembra anche quella una roba zuzza, però quello lo giochiamo su Twitch, mi sa, perché però è un gioco, è tremendo quel gioco là, se l'avete già visto. Allora, pupattoli, sono già 1:15, io direi di prepararci, così startiamo, apriamo il gioco, tanto penso che... Ciao Lori, ciao Meli, vediamo se c'è Lele. No, mi posso muovere? Ok, mi posso muovere. Ciao Ivanka, ciao Jessie. Hola ragazzi, benvenuti. Benvenuti a tutti. Vabbè, ma Sara, è meglio giocarselo per i cazzi propri, Genshin. Anche perché se lo giochi con una chat, minchia, la chat sta tutto il tempo a dirti fai così, fai così, fai così, fai così. È un casino. Ci ho giocato 3 settimane su Twitch. Mi hanno fatto passare la voglia quelli in chat. Quelli in chat. Quindi ti dico. Allora, siamo il green screen. Dai! Ciao Francesco! Ciao bello! Allora, fammi vedere se attiviamo il green screen, se funziona tutto. Dovrebbe funzionare, però... Attivazione buco nero. Yeah! Perché hai deciso di fare una live a settimana solo su YouTube? Perché il resto del mio tempo lo faccio su Twitch. Faccio 6 ore di live al giorno su Twitch, Ginevra. Quindi solo il fine settimana lo dedico a YouTube, anche perché YouTube non ha bisogno delle live, basta caricare i video e va bene lo stesso. YouTube è una di quelle piattaforme che non supporta tantissimo le live, infatti non è che io trovo gente nuova grazie alle live su YouTube, perché non è che arrivano follow nuovi da lì, però arrivano follow nuovi per esempio da altre parti che vogliono vedere Yandere, ma solamente attraverso altri social. Su YouTube io carico i video il lunedì e il giovedì, in più ci sono anche dei piccoli brevi video, però YouTube va avanti con i video, non va avanti con le live, capisci? Quindi è già diverso, Ginevra, è proprio diverso il modo in cui viene sfruttato YouTube in generale. Ciao famiglia, ciao Vanilla, hola Fede. Allora, ciao Antonio. Sì, è il pappagallo, è sempre stato lì il pappagallo. Ciao Waven, streamer risucchiata dal buco nero. No, Waven, non si dicono queste cose. Nessuno risucchia nessuno, Waven. Non lo so in realtà. Allora, signori, io non so se... Allora, io vi faccio vedere questa cosa, ve la faccio vedere, poi mi dite voi cosa ne pensate, però...
Non lo so perché a me non funziona, mentre agli altri sì, va bene, non lo so. Dovete, questa è una cosa che dovete dirmi voi, perché magari voi lo sapete, io no. Allora, un attimo, No, su YouTube non porto Mori, se mai ve lo carico, però lo porto su Twitch, Mori. E poi lo ricarico su YouTube, però lo devo portare prima su Twitch, ragazzuoli. Se no non avrebbe senso. Allora, lo so, fine. In realtà di più, fine. Però voi spuntano un po' dopo i follow, cioè una cosa che a voi vi si ricarica tardi. Ciao Emmy, ciao Dani. Allora, è una cosa che dovete aiutarmi voi, perché io non ho idea di come si faccia. Allora, guardate qua. Ora io ve lo faccio vedere, perché poi mi dovete dire se è una cosa che succede solo a me o succede a tutti quanti, perché non ho capito un caso. Allora, quando io apro questo, che è il launcher, come mi ha detto Babba, scarica il launcher, e faccio check for update, vedi che dice che è a posto così? Dice che è già aggiornato. Però non lo so, perché poi non è aggiornato. Guarda, beh, io dico, cioè, mi dice che è già aggiornato, in realtà io apro e poi il gioco mi dice non è aggiornato, quindi non lo so perché non funziona. Ciao ragazzi, vedi, attenzione, stai giocando un aggiornamento vecchio di Yandere Simulator, quindi non è vero che mi si aggiorna il gioco, non lo so perché, è molto carino Polar. Non lo so perché non... Oh, eppure io lo faccio dal launcher. Voi mi avete detto fallo da là. Però non funziona, mi sape. Non funziona. E vabbè, non importa. Ah, aspettate ragazzi di TikTok. Ho sbagliato una cosa. Ragazzi di TikTok, datemi un secondo. Riavvio un attimo la live. Ho sbagliato una cosa, porca troia, a me. Che sono stupida in culo. Scusate. Gne. Dai, ok, ce la puoi fare. Ok. Allora, ma si aggiorna? A me no, Ginevra. A me no. Ciao, Federica. Ti ho già salutato, Federica. È già fatto, Egi. Non funziona lo stesso. Ciao, Koala. Non funziona proprio. Ciao, picciottelli. Allora, punto numero uno. F1. Oh, porco! Scusate, ho sbagliato a premere. No, e non... Allora, No, Bobby, mi è appena iniziato. Già fatto, Egi, ma non funziona. Diceva che solo la demo, non so perché. Ah, questo non lo so. È sempre stata una demo, questa... Ginevra. È sempre stata una demo, da quando è nato è sempre stata una demo. Solo la parte, diciamo, 1980 è finita, ma l'altra parte è ancora demo. Ci sono andata, Matteo, però non funziona. Vabbè, Tarallino! Dov'è l'alert? Tarallino, grazie mille per i 2 mesi! Faccio io, Tarallo. Grazie Tarallo, ben tornato per i 2 mesi. Non so perché non è partito il... Aspetta, forse... No, sono attivi gli alert. Va bene lo stesso, dai. Va bene lo stesso, ciao, ti adoro. Ciao, grazie. Grazie mille, Pupi. Anch'io vi adoro, in realtà. Cioè, è una cosa che dico poco, perché penso che sia quasi banale ormai. Ciao, Bradifo. Allora, fermi. Prima di tutto mettiamo lo schermo intero. E... Ok, no, quindi prima di tutto schermo intero. Poi... basta. Allora, siamo, signori... Però non si sentono gli audio del gioco, è impressione mia questa cosa. Ok. Scusate, non lo sentivo io. Oddio, quanto è forte l'audio di Joe! Eccolo. Ciao, Clutch. Ciao, Pai. Allora, via, si va?
Ottava settimana. Non so cosa ci aspetta l'ottava settimana. Allora, siamo a domenica. Perfetto, Lela. Ero io che non sentivo un cazzo. E ero io che non sentivo niente. Allora. Allora. E a parte il fatto che appena inizia la settimana, appena siamo lunedì, dobbiamo ovviamente cambiare il come si... le mutandine, come sempre. Noi sempre le mutandine dobbiamo cambiare, raga. Allora, le mutandine vanno sempre cambiate. C'è un problema. Ciao, Melissa. C'è un dubbio che mi assale. Nonna! C'è un dubbio che mi assale. Lei l'abbiamo già scoperta la storia della nuova tizia? No, vero? Andiamo a lavorare. Non mi ricordo mai se... No, non è uscita. Mommy Taz, grazie per il cuoricino rosso su TikTok. Allora, noi facciamo passare la settimana. Part time job. Facciamo sempre il lavoro. Non si può, Koala! Vincenza, non ne conosco giochi per iPhone. Ciao, Angela! Chi se ne frega, Cube? Ci hai mai pensato, Cube? Ci hai mai pensato, Cube, che quando ti presenti da qualcuno, da qualche streamer, non c'è bisogno che dici che sei un Lion fan, anche perché io non so chi sia Lion? Basta che saluti e basta. Allora, ragazzi, si inizia la settimana. Però io volevo la storia della tizia. Chi cazzo era la tizia dell'ottava settimana? Ma se vuoi ricominciare la settimana? Io voglio scoprire la cosa. Su Twitch devi tenere... devi controllare Instagram, famiglia. Ciao Calamity, ciao Clutch. No ragazzi, scusatemi. Su dubbio esistenziale. Non posso ricominciare la settimana? E resto lì. Vabbè, c'è un bel. Tendevo il nome. Il nome di chi? Ma ha detto che è fan. Ma che... non ho capito. Non ho capito niente. Ah, tu sei fan? Hai cambiato nome? Vabbè, niente. A posto, ho capito adesso. Ho capito, raga, però se non parlate scritto bene, tipo... Oggi è la prima volta che vedo tutto live, ciao, boh. Sono confuso. E che ne so che è il suo nick? Ma io che cazzo ne so? Mi sono volte in hanno preferito non portare più gli andere. Vabbè, puttina, non me ne frega niente, onesto. E... ciao, piccola. Sì, cazzi, il nick. Allora, come faccio a riguardare la storia della tizia che devo... della mia rivale? Perché non mi ricordo chi è nemmeno la mia rivale. Ciao, Olly. Una virgola avrebbe fatto la differenza. Sì, non ho capito quello che mi stava dicendo. Ciao Silvana. Ciao Romina. Ciao Asia. Buongiorno. Buongiorno Giorgia. Allora, è che devo... come si fa a ricominciare la settimana? Per ricominciare... ciao Netsuko. Come si fa, Pupi? E quella... no, la cantante l'ho già fatta, Gas. Sono all'ottava settimana, la cantante l'ho già fatta. Posso vedere se posso ricominciare la settimana? Dall'inizio. Però non... in teoria la scopriva il venerdì della settimana scorsa. Il sabato, Ginevra, non il venerdì. Il sabato, io devo tornare al sabato. Se vuoi sapere da dove si scarica, a me li devi venire su YouTube e fare punto esclamativo gioco. Non te la fa, non la fa vedere perché l'hai vista nella scorsa live. Sì, ma... aspetta, mi devo ricordare chi cazzo è sta qua, perché io non mi ricordo. Ah, no. Lei è la secchiona? Lei è la secchiona, raga?
Non mi ricordo chi era questa. Chi è l'ottava settimana? Non mi ricordo più. Quella popolare? Quella popolare non l'abbiamo uccisa, Giorgia? Quella popolare non l'abbiamo uccisa? È quella che va fatta espellere? No! L'abbiamo già fatta espellere, Morgan. No, sono in live su YouTube, Ale. Lei è quella... Esatto! Lei è quella amata da tutti, non è la secchiona. La secchiona è quella che devi far espellere. Quella amata da tutti non la dobbiamo far espellere. No, raga. La secchiona l'abbiamo già fatta nella settima. No, no, no. Ma porca troia. Devi abbassarle la reputazione. Lei la devi... Ah, ecco, bravissimo. Allora, di lei devi, devi sparlare fino a quando smette di venire a scuola. Bravi, bravi. Allora, allora lei è quella che era è super vista bene. Esatto, devi abbassare la reputazione parlando male con i compagnetti di scuola. E allora, io ho la reputazione molto alta al 100%, quindi la gente dovrebbe più o meno fidarsi di me, eh? Vediamo innanzitutto lei in che classe va, ma dovrebbe andare nella 2-2, se non erro. Vediamo. Sta salendo da questa pace, anche Senpai. Perché Senpai la segue? Non è Senpai. No, è Senpai! Ciao Maria. Grazie Maria. Devi sparlare di lei. Sì, sì, ora vediamo in che classe va, così sparliamo di lei con i suoi compagnetti di classe. Buu! Buu! Vediamo un po', dovrebbe andare qua. Infatti va nella 2-2, perché quella della 2-1 l'abbiamo già fatte. C'è un dubbio che mi assale, però. Vedi, tutti la adorano, capito? Quindi lei... Allora, allora, queste qua, quindi la rossa, la blu e la verde, la idolatrano praticamente. Quindi bisogna levarle questa cosa. Quindi sono la verde, la blu e quella con i capelli metà rossi e metà gialli. Va bene, quindi bisogna sparlare di lei con loro tre. E devo bullizzarla per forza, raga. Devo bullizzarla per forza per farla andare via. Però forse loro la vogliono troppo bene. Può essere, ragazzi, che con loro tre è impossibile. Ah no, ma non sono due, sono... Non è una, sono due persone. Ma si stanno unendo! Pensavo fosse una persona e invece sono due. Scusate. Sono quattro ragazze. Vabbè, ho capito. E se stanno attaccate tutte l'una con l'altra, io non ce ne capisco un cazzo. Le Power Girls, guardale. Guarda, quelle due sono incavallate. Ciao, Siaffo. Ok, Tommy, non ti preoccupa. Oddio, pure io. Ma io pensavo fosse ingroppate, che ne so. Allora, facciamo una cosa. Proviamo a parlare con una di loro due. Perché sono già... Allora, sparliamo. E dovevo mettere gossip, vero? Devo fare gossip, raga. Aspetta. No, minchia, non c'è bisogno che corri. Allora, aspetta, dovrebbe essere gossip. Vediamo loro cosa ne pensano di Komako. Beh, ti dicono che lei è una ragazza elegante e la più bella. Perché è la tradizionale ragazza tipica giapponese, va? Costantemente ammirata dai ragazzi e dalle ragazze. Quindi lei è proprio her top ed her top. Però possiamo inventarci qualche stronzata, tipo che questa qua si fa le canne nel vicoletto. La adorano, Sara? Non posso sparlare con loro? Beh, effettivamente con loro ha reputazione più 80. Se può parlare. Non ha un club. Personalità, lobstruck. Posso parlare con il resto della scuola, però. Come se la fa coi prof? Ciao Jenny, grazie per il cuoricino. Come se la fa coi prof? Sì, Jacopo. Ciao Mambra.
Lei è molto molto voluta. Dorim, ma che uccidi la famiglia? Bisogna fare quello che dice il gioco. Allora facciamo così. A posto, va bene. Allora, loro quattro sono quelle con i capelli colorati. Non si può parlare con loro quattro. E va bene. Allora bisogna parlare con il resto della scuola. Potremmo parlare con i bulli della scuola, che sono i maschietti e queste ragazze qua. Che dite? Se parlassimo con i bulli? Secondo me non è una cattiva idea. Vedi? Sparla con i bulli non è male, perché... perché magari loro la iniziano ad allontanare. Poi magari mettono in giro anche delle cattive voci su di lei. Può essere. Vediamo un po'. Facciamo un po' di gossip. Ehi, ma lo sai che Comago è davvero una stronzia? Ehi, Akari, lo sai che Comago ama i gatti? Perché? No, aspetta. E di cosa posso sparlare? Posso dire che a lei piace Sailor Moon. Posso dire, lo sai che le piace Sailor Moon. Grazie Lucrezia, grazie Marta. Il tasto F fa dislike. Ah, tipo in generale? Ehi, ma lo sai che con Miyako se la fa con il professore di fisica? Bella Esther. Ciao Robby fan. E che è una stronza. Digli che la conosci da tempo ed è una stronza. La conosco da quando è nata. Quando era nella pancia della mamma era davvero una cogliona. Metti la cosa rossa. Aspetta, fammi vedere come si fa a gossipare. Che una cosa che non so fare è gossipare. Vediamo. Beh, ti dice gossip. E poi metto la cosa rossa. No, mettiamo questo. Metti. Ma loro sono violente, Mary. Sono delle bulle. Vai sulla faccina rossa. Ok, allora quella rossa. Ehi, ma lo sai che la tizia se la fa con... che schifo. Se la fa con quello che ti piace a te. Non è successo niente. Però non mi sembra che mi rispondano, Cioè, non mi danno delle risposte, cazzo. Cosa rossa positiva. Fa taggare, sì. Ma con le bulle non bastano. Ah, non bastano. Con loro i gossip non hanno nessun effetto. Ah, perché allora non gliene frega un cazzo. Allora andiamo a parlare con la gente per scuola, aspetta. Andiamo a parlare con la gente di scuola, mi veda. Perché ai bulli non interessa. Grazie, Mice. Grazie mille per il primo regalino. Thank you. Con le bulle non funzionano i gossip. Ora parlo con la professoressa di educazione fisica. Vabbè, Cascio ha fatto il Prime su Twitch. Cascio, ma cosa fai il Prime su Twitch mentre sono in live su YouTube? Mannaggia a te. Grazie, Cascio. Non parlare con le delinquenti. Allora parlo con la professoressa. Dico, prof, comunque la sua alunna fa cagare. Ma la F non mi faceva nulla, Gioia. E allora non influenza. Aspetta, parliamo con lui. Ciao. Siamo già amici? Siamo già amici. Gossip. Allora, come si fa qua? E allora, posso dirgli questa cosa qua? Vediamo, proviamo. Lo sai che la tizia gli piace la solitudine? È una persona triste e sola e anche molto sociale. Che schifo di ragazza. Che schifo, che schifo, guarda. Chi è questo? Senpai! Senpai. Affanculo. Parliamo con lei, che era la prima rivale. Ormai siamo amici della prima rivale. Allora. Puoi parlare? Non puoi parlare con i prof. Ma io ci voglio parlare con i prof. Ciao, Siaffo! Mi scegli l'argomento del gossip, così switchi che parla positivamente e parla negativamente. Ah, vabbè, ma se parlo a caso è lo stesso,
Certo, Jenny. Ma io infatti lo sto facendo con persone che comunque mi conoscono. Cioè, se io lo faccio con persone che mi conoscono, magari vogliono più bene a me che a lei, capito? O sta? Ma non mi ha abbassato la reputazione. Come no, Elisa, se vieni in live su YouTube fai punto esclamativo gioco, lo trovi. Piccola Pulce, Miche, Beci, grazie mille per tutte le cosinine su TikTok. Thank you. Oh, allora. Ah, negative. Negative remark. Però se faccio negative, secondo me me la abbassa la reputazione. Sì, ma la reputazione di due, raga, la reputazione di due me la rialzo. Basta fare una task, qualcosa. Ma lo sai che la tizia ci piace affilare i coltelli e infilzarlo nel cuore della gente? Non lo sapevi? E mo lo sai. Solo chi conosce, solo chi scrolla su TikTok sa questa battuta però. Sa questo meme. Ormai meme. Non lo sapevi? E mo lo sai. Allora andiamo. Esatto. E mo sai, raga. Meno 3. Vabbè, meno 3. Dai, raga. Allora, facciamo una task, dai. Facciamo una task. Ma davvero? Hai visto? Allora, facciamo una task. Questo qua vuole le... la bibita. Ce la devo pagare io la bibita? Ma perché non te la puoi pagare tu? Ma che è? Oh, capito, fratello. Giada, se vuoi scaricare Yandere, vieni in live su YouTube, fai punto esclamativo gioco, ti spunterà il link per cui scaricare Yandere. Yandere è un gioco free, alla fine è gratis. Non ci devi mettere soldi, non ci devi mettere un euro. È proprio un gioco che scarichi così, proprio per passare il tempo. Una stronzata in realtà, anche perché non dura nemmeno tantissimo. Fai queste 10 cose e poi basta. Sì, Tokyo, sono di Palermo. Devi mettere l'opposto di quello che piace alla persona con cui stai facendo gossip. Beh, certo. Red Dragon, grazie per le rose. Per fortuna c'è Baba che ci informa. Oh, Waven. Aspetta, dove erano le lattine de Coca-Cola? All'ultimo piano? Mi ricordo più. Mi ricordo. Dove sono le lattine? Le bibite? Ciao Sabrina. No, non si installa tramite YouTube, ma su YouTube trovi il link per installarlo, Yugi, perché su TikTok il link non te lo posso mettere. Perché non lo puoi cliccare, capito? Se invece vieni su YouTube il link è cliccabile, quindi clicchi, ti si apre la pagina ed è tutto più facilitato. Se lo fai su TikTok invece non si può fare perché non c'è la possibilità di farlo. No, allora non è qua perché qua c'è la stanza del preside. La Coca-Cola vuole? È perché è un drogato. Aspetta, qua. Io ho preso la soda. Vabbè, la soda va bene, non è la Coca-Cola, ma è la soda, sti cazzi. Su Twitch faccio live dalle 17 alle 23 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Grazie Mirta, super gentile, grazie mille. Molto contenta che i miei video vi piacciano, ragazzi. Ma chi era? Era questo qua? Non ricordo più. Nonna. Ho sbagliato persona. Era quello accanto. È che hanno tutti i capelli uguali. Non si capisce un cazzo. Sono tutti uguali. Dai, ah, ma la tasca ai bulli non serve a un cazzo. Sono una cogliona. Sono una cogliona. Ma questa è l'unica che ha la voce. Perché gli altri mica parlano. Vuole la Coca-Cola? No, ma gliel'ho data lo stesso. Chi se ne frega. Ciao, Jill. Le bulle ragazze. Che vuol dire le bulle ragazze? Ciao Asia. Che vuol dire le bulle ragazze? Baba, devi gossipare con le ragazze con i capelli colorati. Ma scusami, ma due secondi fa mi avete detto che non devo gossipare con le ragazze con i capelli colorati, raga. Non lo cambio, Eleonora. Su YouTube faccio solo questo. Su YouTube faccio Yandere come live e poi tutti i giochi che tu vedi su Twitch li ricarico su YouTube, ma su YouTube come live faccio questo. Ciao Laura, grazie per il cuore. Ma mi avete detto che non...
che non lo dovevo fare e invece dovevo farlo, raga, minchia di Eva. Aspetta. Allora, intanto questa qua recuperiamo un attimo la reputazione, perché sennò ce l'abbiamo nel culo. Allora, gli studenti e noi assegnano il regalo library. Library. Ok, devo andare in libreria. Aspetta che gli compro da questa tasca, così recupero i 100%. Secondo me... io non uso mai YouTube, sono solo qui per vedere... Grazie, Maria. Gentilissima. Allora, libreria. Un ragazzo, eh? Secondo piano. Easy, secondo piano. Allora. Ciao, Cristina. Questo... quindi sto gioco è per chi piace inciuciare. No, Wavern, se ti piace uccidere gente. Diverso, Wavern. Questo gioco è fatto apposta se ti piace ammazzare gente. Se ti piace fare tutto quello che non hai mai fatto. Ma quello è pazzo! Grazie, Ibigio, per i 20! 20 eurini, in realtà. Grazie, Ibi! Thank you so much! Adesso parte la canzone. Grazie, Ibi! Thank you so much per il supporto. Thank you, thank you. Ciao, Mary. No, ma a parte quello, Giugiu, a me non interessa. Io mi gioco il gioco, me lo godo. L'ho detto già in live prima su YouTube. Se dovessi... se non dovessi giocare o guardare o leggere tutte le opere che sono create da persone con problemi cerebrali che hanno combinato delle cose gravi, allora, ragazzi, penso che tante cose nel mondo non le faremmo più. Capisci? È inutile fare questi, cioè i finti moralisti non li sopporto io in generale. Io separo molto l'opera dall'artista, ecco, lo separo tantissimo. Opera e artista per me sono due cose che vanno separate. Poi ognuno la pensa come vuole, ognuno è libero di pensarla come vuole, io la penso così, poi sono cazzi vostri, nel senso ognuno fa quello che vuole, ognuno è giusto che si comporti come si vuole comportare nella sua vita ed è giusto che... faccia quello che desidera fare, ecco, quindi, nel senso, e se per voi non è corretto, non lo giocate, per me è corretto, perché per me mi sto godendo solamente l'opera, capito? Non è che giocando il gioco allora io sono a favore di violenze sulle donne, ok? Sono due cose separate, questo è un gioco e quello è la vita reale, sono due cose diverse che secondo me devono essere separate. Poi, se voi eravate delle persone che pagavano il tizio per produrre questo gioco, allora è giusto che voi prendiate la vostra decisione. Giustissimo, giustissimo. È giusto che se tu mi dici: babba, io sono un ragazzo che pagava il Patreon per far produrre questo gioco, allora ti dico, è giusto che tu la pensi in questo modo. Ma io non do soldi a nessuno, lo gioco gratis. Grazie, Ibi, arrivano un po' tardi gli alert, ma grazie mille, Ibi, non ti preoccupare, pupattolo. Grazie, Tokyo. Se volete il gioco, punto esclamativo gioco in chat su YouTube, lo trovate. Sì, ma ognuno ha il suo pensiero, Greste. È giusto rispettare tutti quanti i pensieri. Non è giusto che rispettare solamente un pensiero e denigrare tutto il resto del mondo. È giusto capire il pensiero di un altro e poi farsene uno proprio. È sbagliato, è più sbagliato secondo me... E è molto più sbagliato, secondo me, se devo dare una mia opinione personale, ascoltare il pensiero degli altri e fare il pensiero degli altri. Scusami, e farne del pensiero degli altri un pensiero perfetto. Nessuno è perfetto. Ognuno di noi la pensa a modo proprio. Ed il mondo è bello perché è vario a prescindere. Quindi è anche un concetto differente. Però sono. Ognuno la pensa come vuole. Ok. Ognuno la pensa come gli va, ragazzi. Comunque, non... vi chiedo solamente un favore. Grazie a tutti quelli che stanno donando su TikTok. Vi chiedo solamente un favore. Se potete non interrompere il mio gameplay su Yandere con questi discorsi. Se vi va. Nel senso, il mio pensiero lo sapete. Se mi fate giocare e mi fate intrattenere come so fare, ve ne ringrazio. Ok, pupi? Poi il vostro pensiero è vostro, il pensiero di qualcun altro, il pensiero di qualcun altro, non è il pensiero mio. Va bene così. E tutti a posto. E infatti, Lela, nel senso, quindi... Ok, lo dico. L'ottava, Mada, l'ottava. Allora, c'è un problema. Io non trovo la libreria. Com'è possibile che la libreria è qua e io non la trovo? Cioè, libreria è qua davanti a me. È possibile che non la trovo, scusate. Grazie, ragazzi. Grazie per la comprensione. Fatela giocare. Ma sì. Ma è giusto spiegare comunque le cose.
perché io ci tengo a essere una persona che spiega le cose al proprio pubblico. Sono nata di questo stampo, quindi ti posso spiegare il mio pensiero, lo spiego e così, diciamo, siamo tutti più felici. Ci sei passata prima, sì, sono rincoglionita, oggi non ci vedo. Allora, aspetta un attimo. Però io non mi ricordo di chi era la task, raga. Madonna! Era di lei la task. Ok. Ok, più tre, perfetto. Abbiamo recuperato la reputazione persa. Andiamo a studiare e poi sparliamo di lei con le ragazze con i capelli colorati. Trovata. Ciao Sar. No, Sar, li gioco tutti i sabati. Però ci sono dei sabati in cui non posso giocarlo perché faccio altro. Se mi seguite su Instagram sapete quando non faccio live. Ciao Lucard. Dobbiamo espellere la ragazza più popolare della scuola. Allora, aspetta che io vado qua. Grazie Rebi, Nicolas, Tizia, Barba. Grazie Alice. Grazie ragazzuoli per tutte le super donazioni su TikTok. Se volete anche squarciare, ve ne ringrazio. Se vi va di pigiare sul tastino col cuore. Ti hanno distratta, sì. Ciao Mary. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Allora, c'è un discorso però adesso. E dobbiamo andare dalle ragazze con i capelli colorati. Vediamo un attimo se escono da qua. Appena loro si vanno a sedere, vedi. E poi lei cammina e loro la seguono. Tipo scia. Dobbiamo far sì che queste ragazze non la idolatrano più. Vediamo se ci riusciamo. Allora. Lei era una di quelle, vero? Sì, perché lei era quella che si stava in fila con l'altra. Sì, è lei. Grazie, Max. No, Greste, è giusto che tu me l'abbia posta ed è giusto che io ti abbia risposto. Io una cosa che amo tantissimo con la mia chat è il fatto che io posso parlare con voi, ragazzi. È una cosa che amo proprio in generale. Francesco, grazie per i 3 euro. Ma sei pazzi? Ma siete pazzi? Grazie. Grazie per il supporto. Grazie Tizia, grazie Rossa, grazie 333. Allora, facciamo una cosa. E sono loro tre quelle coi capelli colorati? Esatto, Waven. Sono una gang. Allora, io una cosa che ho sempre odiato, e visto che sono una gang, io una cosa che ho sempre odiato sono le ragazze che fanno gruppetto e si idolatrano fra di loro. Mi fanno paura, cazzo. Gossip Girl, sì. Allora, parliamo con lei la prima. Perché la Rossa, se non erro, è amica mia. Se è la Rossa è amica mia. Allora, Gossip. Ciao, Mariga. C'è un discorso. Come una domanda. Allora, quando io parlo con loro coi capelli colorati e devo mettere negative remark o positive remark? Negative, giusto? Jenny, il gruppo Telegram è punto esclamativo Telegram, se vuoi, Jenny. Noterei i calzini colorati coi capelli colorati, visto? Sono già in negative remark. In negativo. Ma scusate, ma con loro mi si abbassa la reputazione? Positivo per la violenza. Non si compra il gioco, cool, è gratis. Grazie Bru e Christian, grazie per i cuori e per le rose. Thank you so much. Tipo le Sailor. È vero, sembrano le Sailor Moon. Devi usare negative. Allora rimango su negative. E scusatemi, è di cosa... E vado, faccio un discorso a caso? Come funziona? Faccio un discorso a caso? Se parli positivamente di te, recuperi. Ah, ok, Lali. Ok, grazie. Clicca sul bollino verde. Questo qua? Faccio così? No, dicono quello grigio, mi dicono quello grigio. Ah, sulla faccia verde. Eccoli i 3 euro, sono arrivati Francesco. Scusami, ma gli alert sono un po' più in ritardo. Allora, provo. Ma lo sai che Comago odia parlare con la gente? Te giuro, comba. Te giuro, che schifo quella stronzia. Andiamo con lei.
però si abbassa troppo il gossip e qua è un casino. Lo sai che Comaco odia i gatti? Quella strozia odia gli animali. Che schifo. Ti giuro, che schifo, che schifo. Grazie, bro. Che schifo. Ma lo sai che c'erano quelle sulle Sailor? Sì, ma non c'era il coso, la faccina verde sulle Sailor. Sì, abbassa. Denunciamo al WWF, sicuro. Sì, Fede. Allora, aspetta. Io mi immagino così, babbaliccio. Ma io non sono una bulla, momo. Sono una brava ragazza. Devo alzare di nuovo? Prima di parlare male? Ah, aspetta. Aspetta, devo riparlare con loro due. Aspetta. Facciamo così. Socializziamo così mi riprendo tutta la... come si chiama? Io sono una persona socievole. Perché meno sei? Perché meno sei? Ciao Claudia. Stai a meno 4. No, beh, boh, non è che su TikTok è più avanti, è che su YouTube dovete mettere la il coso più vicino al limite, capito? Per essere più live. Ciao Jenny. Ma sì, però se io ce parlo, quella mi odia, capito? Grazie Pro e Changbin, grazie per le rose. Allora, aspetta. Aspetta. Faccio gossip, tanto poi lamento la cosa. Allora, gossip. Parla in maniera negativa e gli dico che lei odia stare con la gente perché è una sociale de merda. Ok. Basta, ho meno 8 di reputazione. Basta. Recuperiamo la reputazione, ragazzi. Allora, bisogna andare nella stanza d'arte al terzo piano. Vado. Raga, recuperiamo un attimo perché sennò perdo tutti i punti. Ma non me l'hanno accettato il complimento. Grazie Giampinello, thank you. Scienze. Ma non dovevi dirlo a loro? Che cos'è? Allora devi dirlo, Marghe. Perché loro sono quelle che la idolatrano. Se le persone che idolatrano lei finiscono per idolatrarla, a questo punto lei si sentirà meno voluta bene, capisci? No, forse non mi sono fatta capire, però spero di sì. Oddio, dove cazzo ero? Secondo piano questo. Ehi, Maria, mi sono persa! Maria! Ma cazzo erano? Di là. Sì, Jenny, conosco Mori. Lo giocheremo, non vi preoccupate. Basta, non ti credono molto. No, io ho la reputazione... Eh sì, ma infatti per questo io ho la reputazione alta, perché così loro si fidano di me. No, lei è qua... Scusa, era lei. Era questa qua con i capelli marroni. Ok, meno 2, recuperiamo un altro po' la reputazione. Vabbè, in realtà potremmo... Parlo con quella blu. Ah no, non posso più gossipare. Aspetta, ho sbagliato. Forse quella verde? Quella verde non ci ho parlato? Sì! Allora, gossip con quella verde. E... Questo qua. Andiamo con questo. Lo sai che Comaco odia le famiglie? Che schifo le famiglie! Ho sbagliato. Vabbè, niente. Andiamo a seguire la lezione. Ah, odia le famiglie! Che schifo, i bambini qua! Lei odia le famiglie! Ah, che persona ingrata. 3-1. Ma io non volevo rifare la stessa cosa di prima. Volevo fare un altro argomento. Minecraft. Le cose con la faccina verde. Sì, lo so.
Volevo solamente cambiare il discorso, capito? Cioè, volevo portare il discorso sul mio interesse. Ciao, normal. Sempre verde, mai rosso. Aspetta che vediamo dove vanno le tizie. Oh, che cazzo spingi? Vediamo un po'. Sì, ma scusate, mi sembrate un po' esagerate comunque, eh. Cioè, mi sembrano un po' sembrano veramente le super chicche, cioè. Ragazze, sta solo pulendo per terra, ragazze. Ragazze! Sta solo pulendo per terra, non è che è una divinità! Hanno dei problemi psicologici, però. Bella, Manuel, grazie per il cuore. What the fuck? Cioè, stanno correndo tutti. Ma... No, ma loro la guardano come se non... Ma scusate, ma vostra madre non ha mai pulito casa? Eh? Vostra mamma non ha mai lavato i piatti? Non l'avete mai visto una persona che pulisce per terra? Vabbè. Non ho parole per questa cosa. Non ho parole. Finito il gossip per oggi comunque, ragazzi. Ho capito, non hanno mai visto una donna che pulisce casa. Non lo so io. Tipo, wow. Cioè, non ti pensano proprio. No, ma proprio loro... Cioè, assurdo. 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 Le tizie sembrano quelle che... Hai visto, Weven? No, Mori lo porterò in live su Twitch, famiglia. E se lo troverai, messo su YouTube, però come video. Mori lo troverai come video. Allora, me ne posso andare, perché comunque il primo giorno è finito. Ma quindi questa settimana devo solo fare questo? Devo solo spettacolare, ragazzi? Ciao, Marti. Grazie ad Optimi. Grazie per tutto il supporto, ragazzuoli. Thank you so much. Ma pure io voglio la gente che mi guarda così quando pulisco. Ehi, Siaffo, hai ragione anche te. Hai ragione anche te. No, non è in italiano il gioco, BB. Non è in italiano. Allora, exit, part-time job e vado a lavorare. Vado a lavorare. Ok, martedì. Allora, io penso che già... E abbiamo parlato con tutte quante. Quindi oggi possiamo riparlare con loro, mi sa, eh? Dovresti spettacolare con tutti? Perché devo spettacolare con tutti? Raga! Raga! Ma non abbiamo cambiato le mutandine! Non abbiamo cambiato le mutandine della settimana. Te lo stavo per dire. Vaffanculo, me lo sono dimenticata. Che mutandine mettiamo? Allora, queste le abbiamo messe. Queste pure. No, normal. Non parla di cose belle, normal. Parla di te che ammazzi tutte quelle che ci provano con un ragazzo che ti piace. Allora, sei spettegoli. Scusami, c'è una mutandina che va bene per quando spettegoli. C'è una mutandina che potrebbe evitare lo spettegolamento. Ok, Tora. Quella è in pizzo, dico, no? Queste qua? Ah, bonus quando gossipi con la gente. Ragazzi, allora vanno messe queste. Raga, bisogna mettere queste. Perché se gossipo, queste sono buone. Tanto queste forse non le abbiamo mai messe. Quelle col pizzo, vai. Ok, vai a scuola. Ma quindi non mi servono oggetti da prendere in città? Grazie Adopt, grazie Joelle e Marti. Grazie per il supporto su TikTok, ragazzi. Ragazzi, squarisciate fortissimo su TikTok e su YouTube. Avete il cuoricino, cliccatelo fortissimo.
Così la live magari arriva a qualcuno. Carina coccola. 97, porca troia. Perso reputazione. Perso reputazione. Vabbè, me la riguadagno. Me la riguadagno. Vediamo, mi serve qualche task. Aspettiamo che alcuni di loro arrivano in classe. Vado a fare qualche task con loro prima di partire con le lezioni. Perché se no sono veramente a terra, ragazzi. Perché più faccio gossip e più giustamente mi becco la roba. Becco le cose. Ma lo so che devo parlare con la gente. Però tipo già lui, se riesco a fare una task... ma lui è il mezzo innamorato? Vediamo. No, a lui non gliene frega niente perché devo fare la faccina verde. Grazie, ragazzi. Ci siamo arrivati a 28.000 su YouTube. Raga! Ci siamo arrivati a 28.000 su YouTube. Dai, lasciate il follow su YouTube, vi aspetto. Grazie, Lucrezia. Dai, dobbiamo arrivare a 28.000. Solo dare complimenti da quel che mi ricordo. Sì, ma dare i complimenti non è che io conosco tutti, conosco anche quello di cui vogliono parlare, capito? È un po' difficile secondo me. Cioè, prendi più punti con le task forse. Devi aggiornare, Momo. Ce la facciamo? Mancano pochissimi... No, non ne mancano 100 cube, ne mancano 30 forse. Forse 30 follow su YouTube mancano. Sì. Aspetta, diamo lui. Gossip. Vediamo un po' cosa dice. E vedi che lui non ha... Vedi che lui, per esempio, non ha la faccina quella sorridente. Quindi che cazzo me ne frega. Visto che siamo a 28.000, dai che pushiamo! Vediamo. Vedi che colui non funziona. Funziona solo con quelli con cui c'è la faccina verde. Ok, ho capito il gioco. Allora, tipo, lui. Lui no. Ragazzi, secondo me non si può parlare con tutti di lei. Non si può parlare con tutti. Vedi che siamo a 28.000. Grazie a tutti per il supporto. Quella grigia è indifferente, capito Alessia? Bisogna fare solo quelle là. Grazie MT21. Thank you per il cuore. Non lo so. Vai dai suoi amici. Capito? Devi andare dai tuoi amici. Sì, ma anche se... Grazie Arianna. Ciao Cri. Mi sembra strano però, raga, Tipo a lei interessa qualcosa? No, vedi. Parla coi bulli? Ma coi bulli ti ho già parlato, non serve un cazzo. Le tasche coi bulli non servono un cazzo. Perché le ho già fatte tutte e non mi danno più niente di positivo. Questo ci ho già parlato prima. Ciao Devil. Perché tutti le odiano. Ma non è che le odiano, sono indifferenti. Che senso ha se parli con qualcuno che è indifferente, capito? Se tu fai gossip a una persona che le sta indifferente, vedi che non ha senso. Perché non li conosci? Ma no, se ho fatto la... Tu dici? Devi socializzare e poi sparli. Allora. Faccio la tasca a questo qua sembra uno di Demon Slayer, comunque. Allora... Vai al workshop al secondo piano e ripara il giocattolo rotto. Workshop secondo piano e ripara il giocattolo rotto. Ok, lo posso fare. Metti Clay? Ah, non lo so io. Può essere? Secondo piano? Ripara il giocattolo. Dov'è il giocattolo rotto? Quello. No, dov'è il giocattolo rotto? Aspetta, forse non era qua. Però c'è scritto...
Metti che lei ama la violenza. Ah sì, potremmo. No, oggi sono su YouTube, ragazzi. Sabato su YouTube, non faccio live su Twitch il sabato. Il sabato faccio live su YouTube perché almeno riesco a prendere un po' tutta la categoria. Ciao Olly. Era là, sul bancone. Ma come era là sul bancone? Ma io non... Ma non c'era il pupino, il pupazzetto? Ah, non è il non è a forma di pupazzetto. Ah, qua era. È che non si vede nulla, raga, porca Eva. Non c'era il pupazzetto prima. Non c'era il pupazzetto, raga, scusate. Ok, devo ritornare dal tizio. Ha i capelli bianchi e l'orecchino. Vediamo se lo troviamo. Sì, Wolfie, ho visto. Perché i ragazzi di TikTok stanno lasciando tutti il follow su YouTube. Grazie mille, ragazzi. Benvenuti, benvenuti. Venite, venite, venite. Vi aspettiamo, vi aspettiamo. Vediamo se c'è il tizio qua con i capelli bianchi. Doveva essere qua da qualche parte. Forse è in palestra. Non credo, ma... Tizio con i capelli bianchi. Eccolo! È quello? È Maradisi? È lui, è lui, è lui. Ok, trovato. Ah! Ah, scusami, stai lavorando? Vaffanculo. Ho sbagliato, ciao Schellerina. Sta lavorando, non posso... Sta facendo la sua opera artistica. Niente. Sta facendo teatro, vabbè, dobbiamo aspettarlo dopo. Gliela do dopo la tasca. Gliela do dopo. Gliela do dopo, gliela do dopo. Allora, andiamo a lezione, facciamo la prima lezione. Dov'è? Secondo piano? Devi cliccare F. Mentre ci parli devi premere F. Perché? Perché? Aspetta, perché devo premere F mentre ci parlo? Ti si leva il coso? Ah. Sei sicuri? Ah. Ok, scusate. Non lo sapevo, non l'ho mai fatto quello con... No, scusate. Non l'avevo mai fatto quello con... che stava... Mentre stava lavorando. Quindi non mi era mai successo, scusate. Ok, più 4. Recuperata, ragazzi. Recuperata. Ok. F, sì, scusate. Non mi era mai successo. Allora, aspetta. Allora io, scusami. Adesso posso così parla? Adesso posso così parla? Vediamo... Vediamo. Sì. Ok, parliamo male di Komako e diciamo che lei odia la solitudine. Però lui non gliene frega un cazzo. Non gliene frega nulla. Perché hai sbagliato? Ma quelli sono i suoi interessi. Ma gli interessi di lei non ci sono, scusate. Sì, ma quando non ci sono gli interessi della tizia, che fai? Cioè, quando non c'è la faccina verde, cosa clicchi? I'm sorry. Cosa clicchi quando non c'è la... Se io parlo con lui, per esempio, ok? Aspetta, lei. Se io parlo con lei... Oddio, lei non mi conosce però, aspetta. Forse lei mi conosce. Lei mi conosce. Allora, se io parlo con lei... No, perché non mi conosce? Vabbè. Se io parlo con lui... No, lui non mi conosce. Porca troia, quanti studenti ci sono in questa scuola del merda? Devi mettere che le piace la violenza. C'è senpai. Ok, allora, se io vado da lei, vediamo un po'. Madonna, non mi conosce nessuno in sta scuola? Ma ho parlato con tutti io. Sparla di violenza. Scusami, se io... Allora, metti caso loro non mi conoscono. Odio lo sport. Devi fargli una foto per vedere i loro interessi.
Ce l'ho la foto? Fammi vedere. Ce l'avevo io la cosa per la foto. Fammi vedere un attimo. Come si attivavano le fotografie? Sì? No. Non importa. Però Cri, io a me non mi sputa la faccia sorridente, capito? Devi fargli una foto per vedere cosa è. Come lo faccio la foto? Tasto destro. Ah, ok. Tasto destro. Ragazzi, su YouTube siete troppo indietro con la chat, con la live. Mi scrivete le cose 3 ore dopo. No, esistono le foto, Lissa. Io le ho fatte le foto. No, io l'ho fatta una foto. L'avevo fatta una foto, io mi ricordo. Ciao, Eli. No, ragazzi, no, non funziona così. No, allora no. Allora ha ragione Lissa. Allora no, 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 avete ragione voi. Non l'ho mai fatta la foto qua io. Perché non funzionano le foto. No, non funzionano le foto. No, ci ho già provato, ragazzi, non funzionano le foto. Sei sul market negativo, quindi devi avere le faccine. Lo so, hai ragione. Passi a quello positivo per socializzare. Ok, vediamo, faccio una prova. Ah no, lui è già costipato oggi, scusami, hai ragione. Sei quello di prima. Sei quello di prima, allora. Se io vado su gossip e vado su positive e ci parlo una volta, giusto? Ah no? Però anche là non ha senso che fai prima che ci parli e poi... Quando c'è la faccina arrabbiata ti premere F così tu parli bene di una roba. Sì, ma poi non ci puoi riparlare con lui, capito? Vanessa, cioè devi aspettare comunque il giorno dopo per riparlare con lui. Ciao Enrico! Ragazzi, per scaricare Yandere, se volete su YouTube c'è pure esclamativo gioco, lo trovate, il gioco è gratis. Cioè proprio gratis il gioco. Praticamente per lui, ad esempio, quindi club di teatro, allora gli piacerà il teatro. Sì, Viola, questa cosa l'ho capita. Digli che lei ama la violenza. Falla intanto con quelli che conosci. Io qualcuno lo conosco, però... vedi, lui non lo conosco. Quindi metti che le piace la violenza come stanno facendo tutti. Va bene, ok, allora le metto questa cosa. Vediamo, facciamo il test con lui. Gossip. Lei. Gossip. Devo andare in positive o in negative? Se devo dire che una cosa le piace, devo andare in positive, giusto? Perché le piace una cosa e poi lei è positiva per questa cosa qua. Ok, grazie Michela per la rosa. Quindi lei è... Ok, ho capito, ok, ok. Quindi lei è positiva alla violenza. Lo sai che Komaku è positiva alla violenza? Ok. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. No, sono su YouTube, Flavietta. Ok, ho capito, ho capito. Va bene, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Scusate, non avevo capito che positivo e negativo era in base al discorso che tu stavi facendo. Ciao, già, grazie per la rosa. Grazie, Puffetta, per il cuore. Sì, random, la devi far andare via dalla scuola, però facendola passare per una cattiva ragazza. Vediamo un po'. Gossip. E dico che lei è positiva alla violenza. Vediamo un po'. Ma, scusate, ma va bene anche una volta per ogni studente o devo parlare con tutti gli studenti? Grazie Kim, Kesla e Alb, thank you. Ti aiuta a capire bene la frase che sta per dire, sì, hai ragione. Però io all'inizio non l'avevo capito. Non l'avevo capito. Vabbè, Mattia, se parla, se parla. Grazie Alb, grazie Nicotino. E finché non gli scende un sacco. Ma mica devo parlare con tutti finché non gli scende un sacco.
Ma allora ci metterò un sacco di giorni a fare questa cosa. Perché io i gossip non li posso fare di continuo. Forse dovrei ricordarmi anche con chi parlo. È difficile, perché dovrei ricordarmi pure la gente con cui parlo. Lui lo conosco. 23. Meno 100. Ma io... Vabbè, ma io sono a meno 100. Ma per forza vado a meno 100, ragazzi. No, Ali. Non si può, Ali. Quando arriva a zero la sua reputazione ti puoi fermare. Sì, ma... arriva a zero per un tizio. Tipo, se io parlo con lui e a lui faccio abbassare la reputazione a zero di lei... Vedo... È con lui che si abbassa la reputazione, ma non con tutti. Deve arrivare a meno 30. Aspetta, aspetta, fermi. La reputazione generale di lei? O è di uno solo? Ciao, Iures. È generale? Ah, ma allora è più facile se è generale, ragazzi. No, Andrea, sono su YouTube. Twitch. Ah, allora è più facile, perché è la reputazione generale che lei ha con tutti gli studenti della scuola. Va bene, ho capito, perfetto. Perfetto, perfetto. È generale, generale. E questa cosa non me l'avevate detta, voi mi avete detto abbassagli la reputazione, me l'avete detto. Grazie di Poggio. Grazie già, grazie di Poggio per i GG16. Thank you. Sete della tua, vabbè, la mia non ti preoccupa, perché sti cazzi. L'aumento subito la mia, Fefe. Io la mia con due tasche l'aumento. Vai, vai, che ci facciamo odiare dal tizio. Che la facciamo... Ok. Is now 4... Mica, 14 è bassa, Però dobbiamo andare a meno. A meno dobbiamo andare. Allora, aspetta, aumentiamo la mia. Aumentiamo la mia, ragazzi. Andiamo a scuola un attimo. Facciamo la lezione. Aumentiamo la mia. Ok. Grazie, Maria Vittoria. Grazie per i follow su TikTok, tutte le cosine che mi state mandando, ragazzi, siete dei pazzi in culo. Ok, allora, facciamo così. Oh, aspetta, questa qua? Questa qua la ricordo io. Gossip. No, aspetta. No, facciamo la task, facciamo la task, facciamo la task, facciamo la task. Task, allora, lei vuole il bento nella room del cibo. Minchia, non mi ricordo dov'è la room del cibo. Ah! Qua, primo piano, economia domestica. La sua deve essere meno 100, mentre la nostra deve essere alta, Emma. La nostra deve essere sempre alta. Va bene, allora. Noi manteniamoci sempre alti e teniamo sempre la reputazione molto, molto forte. La nostra forte e la sua bassa, così c'è di niente a nessuno. Ciao Sara! Sì, parlo con tutti. Grazie Valentina! Eccola qua, economia domestica, e prepariamo Airbento. Era quella con la codina di lato. Dobbiamo recuperare 9 di reputazione, porca troia. 9 sono tanti però, 9 sono almeno 2 task. 9 sono almeno 2 task. Vediamo se trovo quella con la codina gialla. No, questa no. Oddio, dov'è la tizia con la codina gialla? L'ho persa. Vabbè, gliela posso dare anche dopo. No, ho persa. Ho perso la tizia con la codina gialla. Eccola. Trovata. Lei. Vieni qua. Te qua. Più 6. E facciamone un'altra, così siamo sicuri che recuperiamo. Allora, lei sente freddo, quindi vorrebbe la sciarpetta che si trova nella Save Room. Ok. Primo piano? Save Room, primo piano. Vai. Che qualità usi? Tutto al massimo, girl. Sì, Serena, sono di Palermo. Puoi fare una task tipo gossip? Ti potrebbe, Marco, ma... No, la nostra reputazione è quella, questa qua sotto. Quella dove c'è scritto reputazione 91 più 6.0, perché l'ho appena aumentata.
Questa è la nostra reputazione, raga. La reputazione del, di lei, invece, è quella che ci dicono le persone quando parlano. Allora, vai che ci facciamo la sciarpetta. La sciarpetta. La sciarpetta. Ok. Così le facciamo sentire meno freddo. Direi più caldo. Sì, sono in live su YouTube, ragazzuoli. Se volete siamo in live su YouTube. Oddio, e dov'era questa adesso? Non mi ricordo più. Vediamo. Era accanto alla tizia con la coda. Ciao Viola. Ciao Jennifer. Benvenuti su YouTube. Benvenuti a tutti quanti. Era questa? Era questa qua. No, non era lei. Era lei? Ma era lei, raga. Ho fatto la sciarpa. Era lei? E perché non mi fa fare la task? Ho preso... Come non l'hai fatta? Ah, l'ho fatto troppo veloce, non me ne sono accorta. L'ho fatta troppo veloce, non me ne sono accorta. Pensavo di aver fatto la sciarpa. Ma come non l'ho fatta, scusami? Vedi, dice sue the scarf. Ah, ma ti serve il claw. Ah. Ah, avete ragione. Niente, scusate. Niente, l'ho cliccato così veloce che manco me ne sono accorta che non l'avevo fatta la sciarpa. Non l'avevo fatta. Grazie, Marti. Grazie mille per i tre pretzel. Grazie, ragazzi. Benvenuti, benvenuti. Siamo in live su YouTube. Se volete lasciare un follow e farmi arrivare a 30.000 follower su YouTube, siete hip. No, Iuris, mi chiamo Elisabetta. Un teschiamativo Babalusi. Un esclamativo Babalusi in chat. Ciao Tiziana. Ok, ora dovrei farla la task. È a terra. No, era lì. Non l'hai presa. Ma porca. Dai raga, ma perché sono così deficiente? Non l'ho presa. Ah, madonna mia. Ma che ho in testa? Le scorregge. Ho il cervello che sta scorreggiando. No, l'ho presa. Raga, l'ho presa, andate a cagare. Ma l'ho presa! Dai, non mi fate sclerare, già sono sclerata di mio. Dai, l'hai presa, ma va a cagare. Punto esclamativo, gioco in chat su YouTube per sapere come si gioca a Yandere. Dai, ma siete scemi, mi avete fatto pensare che non avessi preso la sharp. Io già c'ho dei problemi, c'ho... Oh my god. Yes. Più 12. Minchia. La reputazione a bomba, vai. Minchia. I Revil mi fanno... Oi, che cosa spingi? Defice. E mi fanno pensare che sono una persona cattiva. Sono cattiva, sono buona. Ok. E chi se ne frega, ciao. Io sto giocando il gioco. Non mi interessa. Quanto pesa il gioco? Non ne ho idea. Ma ci metto pochissimo a scaricarlo. Allora aspetta, eh. Io sono già a 100. Che facciamo? Gossipiamo? Billy, grazie per le 8 rose. Stargirl, Billy, ehi, grazie mille per il supporto. Aspetta, sto pensando. Ora gossipa. Ora posso gossipare un po'. Allora, con lui posso gossipare. Ah, lui mi conosce, lui è amico mio, quindi ci posso parlare male della tizia. Vai. Oh, siamo a 5, ragazzi. Stiamo per arrivare a meno 100. Hai sotto i 100. Ciao, Billy, grazie per le rose. Gentilissimo. Lo so, Cristina, ma... Cristina, devi capire una cosa, purtroppo... O per fortuna, comunque non siamo... Cioè, non la pensiamo tutti allo stesso modo, quindi... La gente... Che poi a me la cosa che più mi dà fastidio è che la gente scrive devi... Io non devo fare nulla. Cioè, io non la penso come voi. Non devo fare nulla di quello che dite voi. Perché quello che dite voi non è giusto, capito? Non è per forza giusto. A quante rivali sei? Ottava settimana, quindi ottava rivale.
Portala a meno 100. Marti, nel titolo c'è scritto ottava settimana, quindi ottava rivale. Oh, questo pure mi conosce. Perché io c'ho tutti... Oh, facciamo questo qua. Lo sai che la tizia odia la giustizia? Ah, meno 4. Meno 4, meno 4. Meno qua. Questo è amico mio? No, questo l'ho già fatto. Meno 4. Diamo lui. Questo non è amico mio però, eh. Quindi ci diciamo che lei ama la violenza. Meno 12, meno 12. Però io sono a meno 6. Vabbè, finisco con questo. Non lo so, Vermach. Non lo so, Vermach. Esatto, Jackie, la penso anch'io così, ma non tutti la pensiamo uguale, ci sta, ci sta, ci sta. Giuse, Serena, grazie mille per tutte le, per tutti i cuoricini e le roselline. Thank you, Pupi, grazie per il supporto. Allora, questo è amico mio? No, quindi ci parlo che a lei gli piace la violenza. Meno 20, easy, però noi siamo a meno 8. Mi serve qualcuno con cui parlare, con cui fare una task. Perché Yandere su Twitch è illegale, perché hanno avuto dei disguidi 10 anni fa, tutti e due. Aspetta, lei? Task, ok. Student Consigli Room vuole la rivista che le è stata confiscata. Ok. Seguiamo al secondo piano. Sì, Fede. Sì, sì, Fede. Grazie, Billy. Thank you, Giuseppe. Esatto, Jack. Puoi suggerire per recuperare la reputazione? Ma per socializzare con loro? Grazie, Billy. C'è Billy su TikTok che mi sta bombando dei cuoricini. Ma grazie. Non lo so, papà, chi è sto Billy? Chiedilo, Billy. Dice mio padre, ma chi sei? Papà. Niente. Va bene, sì. Sì, allora mi devo fare la doccia. Trai il tempo da un raso. Di farmi la doccia, sì. Billy, ti saluta mio padre. Tuo padre è geloso? No, non è geloso. No, anche perché comunque mio padre, cioè mio padre sa che io sono fidanzata con Tiziano. Semmai mio padre si arrabbia se io tradisco Tiziano. Là mio padre si incazza perché ho tradito uno delle forze dell'ordine, capito? Là si incazza mio padre poi. Scusa, c'ha anche ragione. Cioè Tiziano è uno delle forze dell'ordine qua, ragazzi. Ah, Billy è femmina. Papà, Billy è femmina. È una ragazza, Billy, sì sì. Allora niente, Billy, come non detto. Billy è femmina, raga, quindi niente. Pute esclamativo gioco su YouTube, Joshua, se vuoi sapere come si scarica il gioco. Billy è la migliore, dai. Raga, niente, niente. Ciao Paolo. Vabbè dai, ormai abbiamo peggiorato la situazione. Niente, Billy si è salvato. Si è salvato Billy. No, è femmina. Vabbè papà. Vabbè, io non dico quello che ha detto mio padre. Andiamo. Allora, lei era... Dagli la task. Meno 2, che palle. Billy mia madre. Ma com'è Billy mia madre? Grazie Billy. Billy su YouTube dicono Billy mia madre, grazie, grazie per il cuoricino. Su YouTube ti stanno dicendo cose belle, dai. Billy senza palle. Ma no! Billy senza palle. Scusate, io rido per le battute inutili comunque. E perché Babalu si ridi per cose stupide? Poi così, io rido sempre. Io ogni cosa che si dice rido, non so. Sono sempre stata una persona molto simpatica. No, devo fare la task. No, devo fare la task. Sbagliato. Ah, lei vuole il quadro. Minchia, tutti il quadro vogliono. No, sbagliato.
Ok. Dai il quadro a lei. Allora, terzo piano. No, dai. Che c'entra? Allora, Diletta, ti spiego questo gioco, Diletta. Allora, in questo gioco, grazie per i cuori, grazie Angela, grazie Sun God, grazie a tutti. E questo gioco consiste nel... Tu sei una yandere, sei un'assassina praticamente. E come sei diventata una yandere? Sei diventata una yandere perché a te piace un tizio. Però questo tizio, a parte che non ti si incula di striscio, però con questo tizio ci provano tutte le ragazze della scuola. E tu e tutte le ragazze della scuola le fai fuori, perché così non ci provano col tizio. Intelligenza! Intelligenza è anche un po' brutalità. Brutalità, direi. Direi brutalità. Ha detto terzo piano, eh. Ha detto terzo piano, ragazzi. Dov'è? Ciao, Fedezzina. Ci sta. Ciao, Sara. Vabbè, Sara, non ti preoccupare. Te vogliamo bene comunque. Art Room, vai. Disegno. Ci sono 10 rivali, madre. Noi siamo all'ottava rivale. Grazie, Billy. Siamo all'ottava rivale. Dobbiamo riscendere di sotto. Primo piano. Oddio, dov'era la tizia? Secondo piano, non era la prima. Ah! Chi è che voleva il quadro? Oh, cazzo. Mi sono dimenticata chi voleva il quadro. Raga, chi lo voleva il quadro? Qual era? La ragazza? Una simile a Dayano? Minchia, non mi ricordo manco dov'era. Mi devo fare le foto io delle tizie. Stava pulendo forse, no? Stava pulendo. Ragazzi, se volete, potete, ragazzi di TikTok ovviamente, se volete lasciare un follow su YouTube, riusciremo ad arrivare a 30.000 forse. Vorrei arrivare a 30.000 prima della fine del mese di settembre. Se volete supportare, lasciate un cuoricione su YouTube. Io metto un sacco di video, anche belli, di giochini che facciamo su Twitch. Quindi se vi va, grazie. E ciao Natalia, grazie per il cuore. Grazie Billy per le 10 rose. Stai in classe? Stai in una classe. Aspetta. Ah, ora mi ricordo. Era la tizia che puliva. No. Puliva il banco. No, non era lei. Allora era primo piano, raga. Era primo piano. Ottobre. Fabio, scusami, volevo dire ottobre. Fine di ottobre, ragazzi. Ragazzi, scusate, per me siamo ancora a settembre. I'm sorry. Il mio cervello è ancora a settembre. Ma che stanno facendo queste due? Ah, si è sbloccato. Si sono sbloccate. Maria, sembrava che stavano ballando. Signore, non ballate, tranquille. Non tranquille. Ragazza con i capelli neri ricci. Ricci, qua c'è una ragazza con i capelli ricci. No. Raga, l'ho persa. Sei in ritardo di un mese, babba. E lo so, è che io vado lenta nelle cose, ragazzi, capite? Questa è che era al terzo piano. Ciao Daniele. Minchia, ho sbagliato, raga, niente, l'ho persa. L'ho persa, però per recuperarla potrei fare così. Ah, ma lui pure voleva il quadro. Anche lui voleva il quadro, glielo posso dare anche a lui in realtà. Eccola. Dov'è lei adesso? Non la posso segnare. Tipo tag. Ok, segnala tipo tag. Vediamo. È sotto. Sbagliato, sì. Era il primo piano, Demon. Infatti era il primo piano, ma avevo sbagliato io. Ancora più giù. Al secondo. Giorgio, l'ho scaricato su internet. Il gioco è gratis. Vediamo. Ah, è lei. Scusate. Ok. +4, perfetto, possiamo andarcene via.
possiamo andare via. Possiamo andare via. E passiamo alla passiamo a mercoledì. Andiamo via, andiamo via. Uscita dalla parte sbagliata. Oh, ma è nudo? Oh, ma è nudo? Ma che fa, signora? Mi si copri? È nudo, è nudo. Sì, 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 lo so. Siamo ancora in estate. Vabbè, Tarallo, ci sono 26 gradi, Tarallo. Io sono sudata, Tarà. Ma quale... Ma, allora, per me non siamo a ottobre. Per me in questo momento siamo a... fine luglio, guarda. Fine luglio. Vai, 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 vai via. Mercoledì, mercoledì. No, il gioco è solo per PC, ragazzi. Non c'è per telefono. Vi rispondo io. Grazie, Giorgio, Maranza e Natalia. Grazie mille per i supportini su TikTok. C'è tutorial per installarlo? Sì, ci sono un sacco di tutorial su YouTube per installare il gioco, in realtà. Cioè, YouTube, a prescindere, è proprio pieno di tutorial o di cose per installarlo. Ma comunque è facilissimo, c'è proprio scritto download, raga. Però se fate punto esclamativo gioco, ci sta il link in chat. Facile. C'è il link in chat proprio, quindi. Allora, vai. No, Tora. Non c'è, credo, qua, Tora. Credo che tu abbia sbagliato. Allora. No, James, io non la penso come loro. Cioè, non unisco il gioco con cioè l'opera d'arte con il creatore. Quindi non la penso come loro. Vabbè, non tutti la pensiamo nello stesso modo. Nel senso, il mondo è vario. No. E su YouTube siamo. Sì, sì, su YouTube. Grazie, Sofia. Su YouTube, ragazzi. Ah, una cosa. Su YouTube, quando io finisco la live, trovate la live già ricaricata, va bene? Quindi se volete vedere magari qualche pezzo che non avete visto, su YouTube si trova già caricata la live. Non vi preoccupate. Allora, aspettiamo che loro vadano in aula e noi andiamo a fare un altro spettacolo. Sembra quella di programmi televisivi in cui si spettacola e basta. I loro diari. Va bene, Billy, non ti preoccupare. Ma poi, Billy, non devi farlo. Cioè, sentiti libero. Sentiti libero. Grazie, ragazzi, per i follow su Twitch e su YouTube che stanno arrivando. Cuore, un bacio a tutti quanti. Ok, lui si è già seduto. Con lui possiamo spettacolare. Di lei. Se non erro. Sei. Allora, aspetta. Ah, no. Aspetta. Gli diciamo che gli piace uccidere. Che gli piace la violenza. Ok, Anna, benvenuta a TikTok e YouTube. Anche Savannah. Benvenuti, benvenuti. JD43, Amy, benvenuti, benvenuti. E io che gli devo dire, scusami? Avete detto che devo dire solamente cose cattive nei confronti di lei? Ok. Vai. Anche lei? Meno 38, raga! Meno 38! Guarda che la stiamo facendo buttare fuori, eh? Grazie, Maranza. No, Alfred. Su Roblox il giovedì su Twitch. Come mai, Maria? Bene, Daniele, grazie. Grazie, Anna. Allora, continuiamo a fare gossip. Anche lei. Gossip. Positive. Violenza. Gli piace ammazzare gente! Che schifo! Vai, vai, vai. Gossip. Lei. Gli piace ammazzare gente. A meno 100, sì. Meno 54, ragazzi.
Però noi siamo a meno 8, eh. Non gli piace socializzare. Meno 63. Però io sono amica di questa qua. Io sono amica di questo qua. Vediamo se... Ok. Sono amica anche di questa qua, me sape. No, aspetta, con lei non sono amica. Forse con lei ero amica. Prova la musica. Mica che palle però. Non posso parlare con nessuno, cioè. Ma c'è qualcuno che è amico mio e sta a scuola di merda? No. Potete scamativo gioco in chat. Isa, grazie mille per i regalini. Rosa e cuoricino, thank you. Ok Paolo. Ah, non troppo. Ma scusami, scusatemi, ma lei si suicida se io parlo troppo che lei è amante della violenza? No. Lei si suicida se io parlo male di lei con le sue amiche, con quelle che la venerano. Voi mi avete detto così, ragazzi. Sempre Babalusi, fatti. Sempre Babalusi, mi trovi sempre Babalusi. Ovunque, Instagram, TikTok, Twitch, sempre Babalusi. Può essere... Aspetta. Sto pensando, ma... Tu mi avevi... Ma la reputazione va giù. Vabbè, ma lei aveva detto che la reputazione doveva andare giù. Cioè, lei, la nostra... Il nostro protagonista... Vuole che la sua reputazione venga massacrata a scuola. Meno 72. Però io sono a meno 6. Meno 7. Che palle però, cioè... Devo aumentare la mia adesso. Vabbè, facciamola... Andiamo a lezione, va. Andiamo a lezione. Devo ammazzare... No, non devo ammazzarla, Devil. Devo fare in modo che lei gli diminuisca la reputazione a meno 100, perché così lei abbandona la scuola. È l'ottava tizia. Ciao Aurora. Meno 100 e basta. Però io voglio stare a 100. Io voglio stare a 100 quando faccio arrivare a lei a meno 100. Vorrei che non... Aspetta. Vado giù. O vado su, vado su, vado su. Vado dove vanno tutti a mangiare, che così li trovo tutti là. Oh, questo qua. Questo qua è mio amico, eh. Questo qua è quello dei Arcobaleno Boys. Meno 81. Easy. Aspetta che ci socializzo un po'. Meno 3. Ma perché socializzo e faccio meno 3? Che problemi ha il mio personaggio, scusate. Ah. Ho fatto una cazzata. Perché ci avevo socializzato male. Forse, no. Grazie per il follow su YouTube e benvenuti. Oh, levati! Madonna che ansia questo qua. Ok, più 2, perfetto. E dobbiamo fare più 7. Dobbiamo fare più 7. Lei non c'è, lei oggi non ci abbiamo parlato. Mi serve un più qualcosa. Ma vaffanculo. Ecco. Dobbiamo fare diminuire tutta la reputazione alla tizia. Alla gossip, tizia. Gossip. Parla male. No, parla positiva. Uccisioni. Meno 89. Sì, lei. Con lei sono proprio amicissima io, eh. Io con lei sono una grande amigona. Quindi lei mi crederà sulla parola. Meno 98. Minchia, meno 98! Signori, lo sto facendo, eh. Sto arrivando a meno 100, eh. Mo, questa è CD. Più 4. Più 3. Ma vaffanculo. Ma nessuno vuole parlare con me.
Ma nessuno? Ciao Matteo. Matteo, stai zitto. Ciao Amy. Ma figurati Amy. Che faccio? Scendo. Oddio, con questa ci abbiamo parlato? Ah, più 9. Tuccia cazzi. Gossip. No, ho sbagliato. No, giusto. Ah, ragazzi, l'ho distrutta. L'ho distrutta. L'ho distrutta. Meno 107. L'ho distrutta. L'ho distrutta, raga. Annientata. Me ne vado. Vado a lezione. E l'ho distrutta, ragazzi. È a meno 107. L'ho distrutta. Dovrei avercela fatta, eh? Vediamo un po'. Niente. Ehi, ciuccia cazzetti. Ok, adesso che la reputazione è meno, vado via dalla scuola, che faccio? Puoi finire, eh? Vado via. Ciao, Lucifer. Perché Sara? Ciao, Vittoria. No, e lei è... Ma lei sa già quello che succede? Lei sa già che la gente la odia? No, FIFA non lo gioco, Giada. Mi fa cagare. Mi fanno cagare i giochi di sport in realtà in generale. Non mi sono mai piaciuti. Però vedi che lei non lo sa? Vedi che lei non lo sa? Perché le altre la stanno ancora idolatrando. Guardate che lei è una cattiva ragazza! Fa gli spompine a scuola! No, non mi ascolta. Fa gli spompinè. Silvia, non te lo vorrei dire, ma non stai dando nessun soldo a nessuno, non ti preoccupare, quindi. Non funziona così, Silvia, il mondo delle cose, ok, pupa? Hai sbagliato il ragionamento. È un tuo pensiero, Silvia. È un tuo pensiero, Silvia. A fine giornata se ne va? Non è vero, Silvia, non è vero. Scusami, Silvia, perdonami se te lo chiedo, ma quindi tutti i politici italiani che sono pregiudicati per robe su minori, tipo quello che abbiamo sannato in televisione come Berlusconi, a te andava bene, giusto? Ah no, ok, ok Silvia, scusami, va bene. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Vai a casa? Hai visto che allora posso andare a casa, ma hai detto di no? No, 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 era per capire se siete moralisti solo coi videogiochi o siete moralisti anche nella vita reale. Cioè, normalmente. Va bene, no, 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 ok. Okay. Era per capire, scusate, scusate. Era per capire. Va bene, a posto. E... Allora, andiamo. Vai a casa. Ora dovrebbe... Ora, o lei si uccide. Non lo so se lei si uccide. Ah, sì! Easy! Madonna, l'ho bullizzata, mi sento in colpa, però. Era giusto così. Era giusto così. Sì! Se n'è andata da scuola. Totalmente. Sì, fissiata, lo so. Esatto, Ale, bravissimo. Ma sì, va, non ti preoccupare. Allora, ragazzi, è stata bullizzata. Un po' mi dispiace per il bullying, però. Ciao, Gabriele. Ciao, Ladybug. Grazie, Jamal. Jamal, in realtà. Penso che sia Jamal. Ok. Finito? Finita settimana 8? Però possiamo andare al lavoro. Possiamo prenderci soldi al lavoro. Ma io con tutti questi soldi mi spiegate cosa ci faccio? No, sono su YouTube, Elenia. Cioè, io con tutti i soldi che ce compro? Non mi dite la droga perché non la posso comprare la droga. Ce compro. Un saluto a Comago che ci segue sempre.
Sì, Aria, anche a me. Come la droga? Ci compro i vicini. C'ho 6.725 dollari. So piena dei soldi. Senti, ma io vado alla scuola. Così vado a studiare. Vado a seguire le lezioni. Sofia, grazie per le rose. E anche Gabriele. Ma dalla Yakuza che ci compri, Tora? Che ci compri della Yakuza? Perché non mi serve nulla, capito? Ci compri una macchina? 6.000 bastano per una decappottabile. Comunque l'abbiamo fatta perfetta la settimana, perché... Perché... Ah, ma io voglio vedere una cosa. Le ragazze che idolatravano la tizia, adesso che fine fanno? Le ragazze che... Oh, porca troia. Adesso sono depresse, tipo. Salta la scuola. No, Nancy, la scuola è meglio farla che saltarla. Così impari tutte le materie al massimo, Nancy. Studiare. Vabbè, tu non l'hai mai fatto, Matteo, scusa. Le mutandine quando iniziamo la settimana 9. È meglio studiare, ragazzi. Sì, ma lo so. L'abbiamo già fatto la settimana scorsa. Facciamo solo le lezioni, va. Sempre facciamo chimica al massimo. La fake card di ce l'ho già. Già fatta. Grazie per i follow, ragazzi. Benvenuti a tutti. Posso andarmene via. Bene, cappe. Ciao, topo. It's you. No, it's you! Colpa tua. Io non c'entro niente, sono una brava ragazza. Grazie per i follow, raga. Ciao, Paolo. Baba, comunque i punti dello studio ti arrivano lo stesso. Che cazzo dici? Veramente? Come mai arrivano lo stesso? Scusami. No, Dragon. No, Cristo. Me ne frega niente, Tony. Sono in live su YouTube, Focaccina. La bomba l'hai presa? La bomba? Sì, l'ho presa. La bomba era la prima cosa che ho preso alla Yakuza. Aspetta, mi... Su di point... Quindi, scusatemi, se io non vado a scuola... I punti dello studio mi arrivano lo stesso. Allora a che cazzo servono? A che cosa serve andare a scuola? Ma va, cappe, non ti preoccupa. Vabbè, ci vado comunque. Facciamo finta che andiamo a scuola per studiare. Le armi, forse. Ora ci andiamo dalla Yakuza. Però, essendo che mancano le ultime due ragazze, forse è meglio conservarsi i soldi, non si sa mai nella vita. No, alle 11, Paxi. 11-14. Grazie, ti amo, Ale, Katia. Grazie per le rose e per i cuori su TikTok. Thank you. Comunque questa volta Senpai non si è depresso, Di solito fanno vedere Senpai depresso. Invece stavolta non si è depresso. Ciao, Francesca. Sì, ragazzi, su YouTube ci sta il link per capire come si scarica il gioco. No, li conserviamo, ragazzi. Conserviamo. Vabbè, io li uso, raga. Vaffanculo. Faccio per finta. Vai. Allora, nona settimana. Quanto tempo abbiamo? È l'una, raga. In un'ora ce la facciamo a fare la nona settimana? Forse sì. Ma il nome su YouTube è Paxi, quindi ti chiamo Paxi perché non me lo ricorderò mai, Paolo. Ciao, Simone. Non funziona sul telefono, funziona su PC il gioco. Grazie per il cuore, se facci la sorridente. Oh! La settimana 9, eh? Sì, Tora, l'abbiamo già fatto. L'abbiamo fatto già settimana scorsa. Ah!
Eccolo. Sometimes when I'm following my senpai home from school. Ok, quindi qualche volta e quando seguo il mio senpai da casa a scuola, no. Home from school. Ah, dalla scuola a casa, scusate, ho sbagliato. Quando seguo il mio senpai dalla scuola a casa, I notice that he likes to buy certain magazines from convenience stores. Ah, lui a quanto pare compra delle riviste dallo store, magazines dal negozio. Featuring gravure idols. Ciao Caroline. Aha. Aha. Compra le riviste sulle idol giapponesi? Aha. Pervertito. Attractive young women who strike provocative poses in revealing outfits. Attratto dalle ragazze giovani? Beh, dalle ragazze della sua età, perché lui è un ragazzino, va a scuola. Strike provocated poses. Ah, con delle pose provocanti in cui mostrano i loro vestiti. He's a big fan of one girl in particular. Lui è un grande fan di una ragazza in particolare. Since her debut, he's bought every magazine with even a single. Lui si compra praticamente tutte le riviste dove c'è sempre quella foto di quella singola ragazza. And she just transferred into academy. Ah, Dorime! Dorime. Interrimo. È giusto o giusto? Si è trasferita nella nostra scuola. Ah, Dorime è grossissimo. Un grande Dorime, signori. Un grande Dorime. Un grandissimo Dorime, direi. Direi. Ah, vabbè, raga, ci è cascato male, dai. Che culo! Comunque è bellina la ragazza. Most of the school's male population are already completely infatuated with her. Ah, molti dei ragazzi, i maschietti, diciamo, sono stati ammaliati dalla sua popolarità e sono quindi infatuati di lei. They follow her around school like a... Loro la seguono ovunque a scuola. Sono abbastanza patetici e sembrano praticamente dei cagnolini, quindi la seguono come fossero dei cagnolini. Sì, no, lo so. And my senpai is among them. E senpai è uno di loro. Ah! Giorgia, grazie. Love to carve a hole in her heart. Aspetta. As much as... As I'd love to carve. Che vuol dire, ragazzi? Me lo traducete? Non so cosa vuol dire carve in inglese. Mi manca come parola. Hole credo che sia buco, ma carve? Intagliare? Scavare? Quindi è tipo... Come se lei volesse... No. Fare un buco nel cuore. Quindi... tanto quanto vorrei scavarle nel buco del cuore. Può essere random. Ah, e per quanto io abbia voglia di fargli un buco nel cuore, mi verrebbe difficile, mi verrebbe troppo difficile con tutte quelle persone che gli stanno attorno. Perhaps the best way to deal with her is to set her up with another boy. Aspetta. Vuole trovargli un altro ragazzo? Vuole trovargli lei un fidanzato? Esatto, Barry. Vuole farla innamorarla? Vuole farla innamorarla? Sì. Ok, devo trovarle quindi un altro tipo, così che lei non si possa mettere col mio ragazzo, col mio futuro fidanzato. After all,
It's not like it's going to be difficult to find a volunteer. Dice, ovviamente non sarà difficile trovare un volontario che sa colla sta cosa. Devi farla fidanzarla. Ok, ho capito. Questo è difficile però. Scusate, è difficilotta però questa cosa, perché Matrix e Matteo, grazie mille per la rosa e il cuore. Quindi bisogna, non è difficile? No. Allora, tutte le vanno dietro, questo è ok. Però devo trovare un modo che io... O io divento amica di lei. Esatto, Giulia. O divento amica di lei. O divento amica del tizio. Magari posso fare che parlo con lei e parlo sempre bene di un tizio. Così che lei finisce per innamorare. Può essere. Entrambi. Oppure, scusate, posso fare in modo che lei riceva dei regali da lui? Esatto, Sofia, devi sapere i gusti dei ragazzi. Amica di lei? Beh, quello sicuro, Roblox. Però io posso fare in modo che loro, tipo, posso fargli avere i regalini? No? Tutte le rivali hanno uno spasimante, quindi potresti optare per il modo di farla infidanzare. Quello sicuro, Sofa. È da vedere se se può. Se se può regalarle tipo, che ne so, che il tizio le regala un oggettino, qualcosa. No, Stefani, sto giocando il gioco normale. Sì, Tsubaki, usando i soldi. Allora, prima di tutto, domanda importante. Le mutandine! Signori, lasciate le mutandine importanti. Perché bisogna farla fidanzarla. Queste sono il top. Convinci gli studenti a innamorarsi. Ah, beh, raga, questa per forza. Questa per forza. Perché c'è scritto bonus. Bonus quando convinci due studenti ad accoppiarsi. Ok, vai. Vai, vai, mutandine sexy trovate. Non posso andare a scuola, posso andare in città però. Ciao, Demon. Metti queste, sì. Perfetto. Le mutandine perfette non esistono. E invece. Qua non mi serve nulla. Oddio, in realtà c'è tipo il microfono direzionale. E oddio, potrei comprare tutto io. Vediamo se... No, queste sono le cose. Le altre... Se gli comprassi i preservativi... Sì, li ho comprati tutti. Buon pranzo, quella. Buon pranzo a tutti, ragazzi. Siamo andati a mangiare, buon pranzo a tutti. Grazie per essere stati con me in compagnia. I gusti, sì, ma... Le mutandine non ce ne sono di nuove, le ho comprate tutte, anche i capelli, le ho comprati tutti, tutto comprato, tutto fatto. Ma al gift store, se non c'è niente da dare a lui, che ce faccio, scusami? Se mi hanno detto che non posso regalargli niente al tizio... Che cazzo... Ciao capra. La capretta. Grazie per i follow su TikTok. Io che sto mandando allo stesso tempo la diretta. Grazie Jessie. Sì, lo so. Ciao TikToker. Ciao e ciao. Ciao belli, benvenuti. Sono gli ultimi. Allora, sono gli ultimi due. Potremmo utilizzare tutti i soldi in realtà, eh. Allora. E vado a scuola e vado a capire un pochettino la situazione. Allora, devo diventare prima di tutto amica sua. E devo sapere che ragazzi gli piacciono della scuola, quindi potrei fare dello spettaculess. Addio popolare. Può essere anche, tizio.
Guarda là. Guarda là la battona. Guarda là la battona. Guardala. Vabbè, però è gnocca, lo ammetto, dai, una bella figliuola, dai. Lo ammetto, raga, è una bella figliuola, c'è sta, dai. Dai, una bella battona. Una bella raga. Poverina lei. Io contro lei sempre, poverina. Non se lo merita, non se lo merita. Allora, punto numero uno. Aspettiamo che finisca di parlare col tizio. Finito? Ancora là che parla? Amoni, dai, oh! Ecce! Dai! Eccoli, eccoli. Ah, loro... Ah! Sono i ragazzi arcobaleno che sono tutti fan di lei. Guarda come corrono per lei, guardali. Ma... Guarda come le stanno dietro! Ma che lecca culo de merda! Guardali! Dai, che schifosi! Grazie, Rosy. Grazie, Ken. Che schifo! Guarda! Ma che violenza questa? Ma che stanno facendo? Se stanno ingroppando gli armadietti pur di stare con lei! Ma che patetici bastardi! Comunque io sono più carina, dai. Dai, io sono più carina. Guarda, guarda, guarda. Scusa. Are you okay? Guarda. Che schifo. Ma scusa, io come faccio a parlare con lei un attimo? Ma dai, ma va pure al primo anno, raga. Ma va al primo anno. Ma è una piscia a letto. Ma smettetela, ma come fate? Sono dei pazzi esauriti. Ma che cazzo è? Ma non riesco a parlare con lei. Ragazzi, levatevi dal culo. Ma veramente. Faccio la tasca alla tizia. No, deve andare a posare il borsetto. Uccidili tutti. Li faccio tutti fuori. Raga, ma come si parla con lei? Scusa. Ragazzi, levatevi dal cazzo! Ma perché devono fare così? You have got a killer figure. No, fammi parlare... Oi, ma sei stupida? Stavo leggendo la frase, testina di culo. You should join me for a photo shoot. Ah, vuole stare in bikini? Ah, ok, vuole che vado in saving room a preparare una roba a zozzorello. No. Qua. Che devo fare? Devo preparargli... Ah, vuole che gli preparo il costumino sexy? Vuole che ci faccio il costumino piccanto? E ora glielo vado a fare il costumino piccanto, sorella. Aspetta che ti faccio il costumino. Come, che colore lo vuoi il costumino? Vuole che gli faccio il costumino piccanto? Vuole che gli faccio un female bikini? Un female bikini! Fatto! Fatto. Madonna mia. Comunque basta seguire la massa di cretini e trovi anche lei. Basta seguire la massa di deficit. Ah, ma non... Vuole che me lo metto io il bikini? Vuole che lo metto io? Buon pranzo, Roblox. Grazie, Rosy. No, Ulchiora, io in live sono solamente il sabato. Su YouTube, scusa. Su YouTube faccio la live solamente il sabato, non la faccio su Twitch. Ha detto che vuole che fate delle foto insieme. Ah, devo fare le foto da mignotta? No, ma non siamo nude, non siamo nude. Siamo sexy. Facciamo le foto da sexy. Andiamo. Sono sexy. Mi sembra un po' esagerato però camminare a scuola così. Mi sembra un po' esagerato! Ma... Mi vado a mettermi anche il bikini allora.
Un attimo, vado a mettermi anche il bikini sexy. Bikini. Madonna, pure io sono molto gno. Che pezza di figa. E dove vado? Mi vado a fare la foto alla gnocca. Arrivo? Arrivo? Ehi là. Anch'io sono gnoccherellone, hai visto? Ti piace il mio bikini? Eh? Ti piace? L'hai visto? È bello, c'è una bella spaccazza tettale. Sì, possiamo fare multiple foto, vai tranquillo. Sì. E allora, Chigusa Busujima, a parte che ha un nome, vuole fare una performer in due per fare delle fotine sexy, sex appeal. Quelle per i giornaletti, quelli pornazzi. E che devo fare? Join her at the pool and partecipare. Ah, partecipa con lei a questa cosa del swimsuit. Vai. Dove ci vediamo? In piscina? Andiamo. Tutta invidia. Guarda che poppe che c'ho. No, scusami, sono molto più bella di lei, onestamente. Vai, facciamo lo shooting in piscina. Vai. Dov'è? La sorella, sei veramente lenta però, eh. Andiamo a farci questo shooting sexy. Io ti tocco, tu mi tocchi. Ci tocchiamo insieme. Che facciamo? Bubas enormi. Tette giga. Madonna, ma con tutti i ragazzi facciamo le foto. Vai, ragazzi, spostatevi. Oh. No, ho sbagliato, scusate, non so fare le foto. Oh. Oh. Dammi. Ok, allora, F. Q. Maria, è difficile fare la... fare le foto. Le foto con le tette di fuori. È davvero difficile, mi sto impegnando un sacco. Ah, chi è più bella fra le due, onestamente? Dai, ragazzi. Dai, ragazzi, so fica, dai. Quando non è fica, dai. Cioè, ora, cioè, mi stavo impegnando tanto per fare queste foto. Parlo con lei? Grazie per aver fatto le foto con me. Mi paghi poi per le foto? Ne paga questa? Ne dà l'incentivo? Grazie Samuele, grazie S Anime per i cuoricini. Mi paga? Mi paga per... Ehi, oh, mica lo faccio gratis, cioè. Mica le foto gratis. Dove le pubblichi? Tu OnlyFans? Dove le mette? Dove le mette le foto? Troppe sponsorizzate. Ho capito... Vabbè, sproporzionate, Lela, è perché sei invidiosa. Appaga me. E dove le mette le foto, scusa? Ma il senpai? Il senpai è là. Guardalo, guarda, guarda senpai. Senpai è totalmente zuppo, cazzo. Senpai se sta in zuppa. È lui senpai? No, non è lui senpai. È lui senpai, è questo qua. Se sta in zuppa, senpai. Ma perché sta dietro a quello? Avrei spammato Dodo Pompiere. Sì. Sicuro? Ma è sicuro che ci mette la foto piedi. Vabbè, allora io posso andare, giusto? O no? Che devo fare adesso? Ci posso parlare dei ragazzi? Ci posso parlare di qualcosa? Invidiosa. Troppe tette. Se poi è timidona, si nasconde. Allora, come faccio a poter conoscere un'altra ragazza? Forse... Aspetta. Chissà se questa cosa fa senpai con le sue foto. Gli spompinè. Allora... Allora, un attimo. Ah, ma minchia, scusate, sono entrata in costume a scuola. Scusate, sono entrata in costume a scuola. In costume, sono in bikini, cioè. Sono col bikini, tutta sexy. Esco, esco. Devo rimettermi i vestiti, devo rimettermi. Sì, 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 ora mi vado a rimettere. Oi, ragazzi, ciao. Ciao, belli. Ciao, Topolona. Ceffo.
No, Davide, che peppo. Vado a mettermi i vestiti, va. No, apri, apri. Allora, uniforme. Non ti sembra il caso di rivestirti? Ma beh, il Revil! Era per far vedere le mie protuberanze un po'... in tutta la scuola. Cosa combini? Johnny! Allora, vai. Vai su di lei e controlliamo un attimino la tizia. Comunque, lei è molto zozzorellona. Cioè, anche le foto se le fa molto sexy, tipo... Scusa. Allora, interessi. Gli piace socializzare. Però non mi dice l'interesse a livello di uomini. Sì, no, il senpai è più brutto rispetto agli altri ragazzi della scuola. Ciao Alessandra, grazie per la rosa e anche Charles. Guardiamo nella borsa? Ah, magari leggiamo il diario. Ah... Dovremmo leggerle il diario. Ups. Diario. Vai, vai. Ma non ha nient'altro di scritto? Allora, a lei piace l'arte, lo sport, i cosplay, socializzare e i soldi. Strano che ti piacciono i soldi. Ok, allora, quindi occulto, scienze, violenza, gossip e solitudine. Vediamo se c'è qualcuno che le piace. Non c'è nessuno che le piace. Metti magazine. Ah! Che cazzo sono questi, scusa? Aspetta che gli faccio la foto a sti ragazzi. Sono questi quelli... Aspetta, gli faccio la foto. Così mi tengo la fotina. Allora, lei è una cotta per vari tizi. Cioè, vabbè, quello là, vabbè, ma tutti buoni sono, cioè. Allora, ci sta un tizio che va a fare palestra tutti i giorni. Poi con questo dice che non ha il coraggio di far nulla. Però scusami, io posso incontrare Scott, quello che fa palestra tutti i giorni. Ha dei bei gusti, hai visto che la gnoccolona c'è da fare? Grazie 40 più e Alessandra, grazie per rose e cuori. Quello con i capelli viola è buono. Vabbè Valentina, abbiamo capito i tuoi gusti. Ti piacciono quelli strani, Valentina? Ti piacciono i soldi, quello è vero per questo. Vabbè Giuseppe. Allora però... aspettate. E lei dice che... School is everything to me. I never want to stop learning. Be brave without courage. We'll never... Vabbè, scusate, se andiamo da quello della palestra, non facciamo prima che dice che lo incontra tutti i giorni. Aspetta. Ragazzi, secondo me quella cosa è utile. No, Federica, la devo fare innamorare di un ragazzo perché a me non mi serve che si innamora di me. Mi serve che se ne vada a fanculo. Quello con i capelli blu? Sì, quello con i capelli blu. Lorenzo, anime lover, grazie mille per cuori e rose, thank you. Grazie per i like, per i follow e anche per essere su YouTube, ragazzuoli. Lo so che è mattina e siete molti a scuola, però grazie per essere su YouTube. Thank you. Ciao Teresa. Va bene, allora io direi una cosa. Prima lezione. Facciamo andare avanti il tempo, così facciamo anche le task. Vai, vai, vai. Esatto, Johnnyx. Ma a lei non piace il nostro senpai, a quanto pare. Perché è un coglione. Solo a noi va a piacere il nostro senpai, dai. A parte che è pure bruttino, cioè. È pure bruttino, che gusti di merda, sinceramente. Dov'è? Dov'è la tizia? Eccola. Ora ci parliamo un po'. Non credo
spero di poter socializzare con lei quando lei è... è qua. Mentre lei va a pranzo non posso. Solo a noi piacciono bruttini. Ma io posso dire una cosa. A parte che è bello ciò che be- ciò che... sì, vabbè, è bello. A parte che è bello ciò che piace, non è bello ciò che è bello, cioè in generale. La bellezza è soggettiva, non è oggettiva. Se ti piace, ti piace, punto. A noi piacciono i bruttini. Sì! Madonna quanta gente, oh. Cioè questa qua si porta tutta la scuola. Guarda là quanti ragazzi c'ha dietro. Guardala. Ma che è? Ciao lupo. Guarda come la seguono. Mamma mia. Che sanguisughe. Oh, la lasciate mangiare. Ok, fammi vedere se posso. Ma non posso gossipare però. Scusate, e io come faccio a capire chi è quello della palestra? E questo qua? Sì. Vabbè, lei è molto più popolare, Lily. Sì, Capra, sono a 28.000 follower su YouTube. Stiamo veramente volando fortissimo, cioè non mi aspettavo. Secondo me entro fine mese ce la facciamo a fare i 30.000. Sono molto fiduciosa. Molto, molto, molto fiduciosa. Se volete lasciare ovviamente un like. Anzi, siamo a 28.100, quindi grazie mille a tutti, ragazzi. Alle 14, ritmica. Ragazzi, sto pensando a chi potrebbe essere il tizio della palestra. Che i capelli non sono uguali. Sì, ma gli spasimanti a noi che ce ne frega. Cioè, quelli là che a lei piacciono non sono suoi spasimanti, sono tizi che lei conosce. Giusto? Sì, quindi... Gidano, ma che cazzo ne mandi 30 rose? Ma sei scemo? Grazie, Gidano. Lo riporto da Twitch, lo segnalo su TikTok. Grazie per il cuoricino, per i due cuoricini rossi. Thank you per i primi regali. Ciao ragazzi, grazie mille a tutti. C'è scritto sulla scheda sul muro che le piace. Sì, ma non c'è scritto il nome. Non c'è scritto il nome del ragazzo. C'è scritta, c'è la foto. Guarda la foto e vedi il nome. Ma come faccio a distinguere la... Come faccio ad avvicinare la foto al nome, raga? Io non la capisco. Ha i capelli arancioni. Allora, ha i capelli arancioni e gli occhi azzurri. No, ha gli occhiali da sole. Manco se vedono gli occhi, raga. Ciao, Checco. Prova quello con i capelli blu. Questo qua. Capelli blu, occhi gialli. Questo qua con l'orecchino. Capelli blu, occhi gialli. È difficile. Sì. E non c'è. No, non c'è. Se vai nell'albero, c'è quello che la stalkera. Sì, ma a noi non serve quello che c'è la stalkera, Ryoba. No, vabbè, addirittura il ragazzo è innamorato di lei. E lo aiuti a rientrare nei suoi standard. Sì, sì, Cica. Grazie per 65 rose. Grazie, Enza, Marta. Ma siete pazzi? Che sono tutte ste rose? Basta con le rose. Fermi. Clicca lei. Ma lei non mi dice quello che le piace, ragazzi. Non mi dice. Forse è uno dei bulli. No, Gioia. Grazie, Stefania. Ciao, Alessandra. Sì, babba. Dove c'è scritto crush? Dove c'è scritto crush? Oddio, raga, ma dove cazzo le vedete queste cose? Dove sta scritto crush? Ma dove le vedete? Dove la vedete la scritta crush?
Grazie, Miki. Aspettate, fermi. No, 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 non... Non lo vedo quello che vedete voi, sotto personality. Ah, qua! Giochici Yuda 6. Chi cazzo è Giochici? Chi cazzo è Giochici Yuda 6? No, Jugitsu. La sto cercando, raga, ma non è facile. Giuda 6, come sta sopra? Come sta sopra? No, è senpai. Ah, Jugitsu è il mio senpai. Ah. Questo è un problema. Ah, ok. Ah, scusate, pensavo che lei fosse innamorata di un altro. Ma vaffanculo. E quindi come faccio? Grazie per i follow su YouTube. E quindi? Babà che realizza. Perché non ci avevo pensato. Senti, allora facciamo così. Io sto cercando di capire come si fa a farla innamorare di un altro. Non l'ho mai fatta questa cosa. La persona che ama lei è il mio senpai, Luca. Trasformi il suo stalker nel suo tipo. E chi è il suo stalker? Aspetta. Mi serve lo stalker però. No, JD. Non si devono uccidere, dipende cosa ti chiede il gioco, tu devi fare, non puoi fare le cose a cavolo. Devi cambiare, devi... ma lo stalker come... chi è? È quello dietro l'albero. Si nasconde dietro un albero. Ho capito che si nasconde dietro l'albero, ma tu come fai? Quale albero? Cambiati senpai. Ma non posso, a me piace quello. Ma no, quello del pranzo è quello per non farle piacere più dal senpai. No, è qua l'albero, è quello che c'è qua sopra. Ciao, Cherry. Quell'albero lì, intendete? No. No, ma se parlo male di senpai, Chloe, no, perché il gioco mi ha detto... Devi farla innamorare di qualcun altro, non devo allontanarla da senpai. No, ragazzi, bisogna seguire la missione. Non si può fare per i cazzi propri. Cioè, lo puoi fare per i cazzi tuoi, ma è meglio se segui la missione, prendi più punti. No, ragazzi, no, non è come dite voi. Alla fontana. Ci sono 30.000 fontane. Ciao, Nezuko. Quello che sta sempre vicino a lei. Ma sono tutti vicino a lei. Sono tutti vicino a lei, ragazzi. È inglobata dagli altri ragazzi. È inglese. E ora ci parlo col tipo, raga. Ma io non so chi è il tipo, però. Quello del giardino con la fontana. Quello del giardino con la fontana. Non è questo, giusto? Perché questo è il giardino zen. Devi trovare il suo spavitimante, l'ho capito, l'ho capito. Capito. Sì, Mito, ora vedo che cosa devo fare, però prima lo devo trovare al tizio, capisci? Cioè, se io il tizio non lo trovo, non so chi è, non so come... Pomo, grazie Queen per le 20 rose. Pomo, su YouTube, se fai punto esclamativo gioco, ci stai lì. Con uno di quelli.
Al centro dove siete senpai. Al centro della scuola. La grande fontana. Non queste piccole, la grande fontana al centro. È qua. Sta qua, sta qua. Ok. Però devo aspettare che finisce l'orario delle pulizie, forse, vero? Ma andiamo avanti l'orario. Era alle 4, se non erro. Ciao Valentina. Capra, sì. Di mattina. Che palle, ragazzuoli, però. E allora basta, chiudiamo qua la giornata di oggi. Andiamo via. Tanto se non viene adesso non ha senso. Allora, giornata successiva. Grazie per i follow su YouTube, benvenuti. Benvenuti, benvenuti. Grazie anche per quelli di Instagram. Thank you. Ok, seconda giornata. Ragazzi, io stacco alle 14. Okay. Ciao Poldo. Ok, vai, vai. Martedì. Abbiamo tutto il tempo del mondo. Abbiamo tutto il tempo per fare questa cosa. È uno che sta sempre dietro di lei. Sì, però avete detto che è un tizio che la stalkera. Quindi è diverso. Ciao Wasa. Grazie per la rosa. Punto esclamativo gioco in chat su YouTube, Marti. Trovi il gioco. Oh, allora. C'è un tizio che la stalkera. Aspettiamo. Aspettiamo. Sì, anche io tra poco vado a pranzo. Mia madre mi sta iniziando a cucinare. Ciao Veronica. Ti aspettiamo. Perché lei se non va non posso sapere chi è il suo stalker, capisci? Ora no. Strano, Fede, forse è il PC che non lo regge. Ok, vai. Vai. Andiamo, prima tanto loro adesso si chiamano a cambiare le scarpe. Si cambia perché loro hanno questa cosa che quando entrano a scuola si levano le scarpe con cui sono venuti e si mettono le scarpe invece per la scuola. E poi il senpai va alla fontana mentre lei va in classe. Come non mangi oggi? Ma devo aspettare un attimino. Ci deve andare. Perché senpai si va a togliere le scarpe adesso. Sì, JD, ma non è importante a noi, non ce ne frega niente che gli chieda le cose, perché tanto poi noi a lei la facciamo innamorare di un altro, quindi vai tranquillo. Aspetto... E senpai è là. Ora, senpai... dovrebbero entrare in classe con lei. Perché lei va a posare la borsetta. Madonna mia. La pedirono ovunque, comunque. Ovunque. Meli, grazie per la rosa. 30 minuti ce la faccio a fare sta roba, perché se no la devo fare la prossima volta. Poi penso che in 30 minuti ce la facciamo, no? Se non sbagliamo niente, in 30 minuti ce la facciamo. Madonna mia, queste qua. Queste bulle del cazzo. Mi lasciate in pace, grazie. Paolo, grazie per la rosa. Mamma, come stanno? Stanno infervorati, guardali. Guardali, i cagnolini. Bau. Non lo so, Elena. Lo scopriremo tra poco. All'albero.
Mamma mia, comunque, che infogliati. Cioè, è assurdo. È assurdo. Aiuto, Giulia, cioè, praticamente sta ragazza non può camminare per scuola perché è troppo famosa. È famosa per le foto in intimo. Vai. Sì, vabbè, hai rotto le scatole. Questa ha rotto veramente le palle. Comunque, senpai, ancora non si è andato a mettere la fondana. Ma loro adesso, scusate, loro adesso vanno a farsi le foto con lei. Quindi non è la mattina questa cosa. Non è la mattina. Non devo ammazzare nessuno. Devo fare in modo che lei si innamori di un altro. Sì, la seguono anche in bagno, Marica. Cioè, questa qua non si può andare anche a lavare il culo. Grazie, Vale, anche io. Ti amo, grazie per le due rose. È quello che fa parte del club di cucina. Ma chi è questo? Ah, questo qua è. Però sono in due del club di cucina che la seguono, mica è uno solo, eh. Raga, sono in due che la seguono. Perché effettivamente quelli del club di cucina dovrebbero fare il club di cucina, mentre lui non sta seguendo il club di cucina. Può essere, ragazzi? Può essere che il ragionamento è questo? Però c'è anche quello dietro con gli occhiali. Però non so se quello dietro con gli occhiali è un caso, eh. Può essere. Vediamo. Dovrebbe essere lui. Ci posso parlare, cavolo? Perché sono troppo incasinati. Alla task. Qual è la sciarpa? Cerchiamo di farcela amico. Vabbè, loro adesso vanno qua. Qua io non posso fare nulla comunque. Perché tutti ammassati? Perché se la vogliono tutti scoprire. Scusa, ti do le parole sbagliate. Ciao Tati, grazie per la rosa. Allora, il task è secondo piano. Sewing. Sewing qualcosa. Giusto? No, è al primo piano la sewing. Vaffanculo, sbagliate. Allora. Allora, noi adesso cerchiamo di diventare amici di questo stalker. Capra! Grazie per la sub e il regalo. Tra poco spunterà l'alert. Grazie Capra, hai regalato la sub a Netsuko. Thank you so much. Grazie per l'abbonamento, signor Capra. Ok, saving dovrebbe essere qua. Allora, prendi questo. E facciamo la sciarpa al tizio. Le tasche dell'arrivare le ho già fatte, Filippo. È un altro, dice Milan. Ragazzi, dice Milan che è un altro. Questo qua c'è qua, non... Ora parte la canzone, Capra. Ciao Teresa. Vabbè, ti ho visto al Comic Con. Ah, ok, Volpix. Vabbè, eravate così tanti al Comic Con. Adesso non mi ricordo tutte le facce, però. So. Vedi che lui non è uno stalker. Raga, secondo me lo stalker è uno di quelli che fa i biscotti. Perché vedi che invece di fare i biscotti è qua. Non lo so. Mi sa di sospetto perché è l'unico che fa un'attività, che però sta qua invece di fare l'attività. Tu dici che fra di loro c'è uno di quelli che a lei piaciucchia? Faresti salire la reputazione così come a quella di una ragazza, così sarai per pire di ragazzi fra senpai. Ma io già ce l'ho alta. Selene! Eccola, è arrivata.
Grazie mille per le sub. Selene, grazie mille per la sub fra i comp. Benvenuta di YouTube, i comp di YouTube. In effetti. Scusate, allora non ho capito. Parlaci di nuovo con quello della cucina. E che ci dico, scusa? Che ci dico? Si chiama Itsugi. Io che ne so. Io che ne so. Cos'è stata amarrata? È bellissimo. Grazie Wasa. Grazie Gesù Cristo per il cuore. È del club dello sport. Quello che fa sport, sì. Allora può essere che è in palestra, raga. Può essere che è in palestra? Mi sa che questa è una giornata sprecata, eh? Perché non ho capito, non ho capito come faccio a trovare quello da farli innamorare. Non l'ho capito, raga. Milan, ci sono già andato. Ci sono già andata dove c'erano le informazioni sui ragazzi. Ho cercato qualcosa, ma non ho capito. So io? Ciao Maglietta, Miglietta. Scusami, se io sono qua, io da qui. Come faccio a trovarlo? Ma penso che devi essere tu poi a dirgli che a lei piacciono quelli che fanno palestra. Sì, il meccanismo mentale l'ho capito. Io l'ho capito. Io ho capito che devo fare in modo che il tizio che trovo poi faccia tutto ciò che a lei piace, così che lei si possa innamorare di lui. Però come faccio? Due secondi fa vicino a me. Ma Milano è difficile così. Guardi le crush dei ragazzi. Guardi le crush dei ragazzi. È tipo lui? Vedi che non ne ha crush. Era lei, Kaguya? Come si chiama la tizia? Come si chiama la tizia famosa? Chigusa. Chigusa si chiama. Chigusa. Ma non... Ma devo fare così con tutti? L'ho capito, l'ho capito, l'ho capito. Sto cercando se c'è uno di loro che ha una crush per lei. E Tsugi? Vabbè, ma lo devo trovare comunque perché il nome non... Cioè così non... Queste sono... Minchia, non lo trovo. Oh, lui è buono però. Conosciuta. No, raga, non lo trovo. Ma non c'è qua. L'hai visto? Come l'hai visto? È Tsugi. Allora, Tsugi mi ha dato sospetto perché c'era scritto unknown. Tsugi mi destava sospetto perché c'è scritto unknown, perché è sconosciuto. Quindi vuol dire che lui non ci vuole fare sapere che è lei. Quello che fa i biscotti non è, Giamma. Non è, non è.
Allora lui, allora tag. Tag, andiamo su di lui. Allora. Vai. Ci andiamo a parlare? È qua da qualche parte. Ah. Eccolo. Ha scritto nella crash ha scritto unknown. Allora, aspetta. Che ci faccio? Ci socializzo? Dovevo controllare le sue cose, cosa gli piaceva e cosa nonno. Aspetta, ho capito. Fatelo amico, sì, me lo devo fare amico. Perché sennò non mi segue. Aspetta. Faccio anche la tasca a lui. Allora. Minchia, è sottissimo. Che c'è qua? Allora, interessi, non gli piace socializzare. Una cagata però. È un po' una cagata. Sta venendo. E prima ci devi andare a parlare. Ci faccio la task. Prima ci faccio la task, ragazzi. Vuole le rose, vai. Faccio la task sua così possiamo parlarci meglio. Fatto. Grazie, ragazzi. Vi vedo che fate, che scuoriciate su TikTok e su YouTube. Grazie per i cuoricini. Ciao, Carol. Se vuoi attivare i cheat... No, io non gioco con i cheat nei giochi. Mi fa schifo l'usanza dei cheat o delle cose strane. Oddio. Allora, vai. Puoi usare i block note? Non lo so usare. Andiamo. Alle 14, Veronica. Mi sa che è alla fontana. Sì, è alla fontana. È arrivato. Dietro l'albero. Bravi, vi ricordavate pure dove si metteva? Oh. Siete formidabili. Grazie, F. Grazie, Sabi, Maranza. Grazie, ragazzi. Ok, siamo diventati amici. Scusami, se io parlassi con lui di lei? Non mi sa che non posso fare più niente, sai. Aspetta. Ok, ho capito. Ok, ho capito, c'è il cuore. Ok, allora, cosa posso fare? Match, raga? Tu hai una crush per questa studentessa? Sì. Appearance, advice, back. Appearance. Allora, a lei piacciono i ragazzi che fanno palestra, giusto? Allora, aspetta, a lei piacciono? A lei piacciono? I piercing gli piacciono? I piercing, gli occhiali da sole? I piercing, gli occhiali da sole? Forse gioielli più che piercing. Gioielli, vero? Gioielli. Allora. Gioielli. Glasses. Cosa vuol dire slick hair? La bronzatura? Tan skin? Ma loro non erano abbronzati. Ah sì, lui è abbronzato. Lui è abbronzato. Al posto di glasses gli shades. Perché sono quelli del... perché quelli sono occhiali da vista forse. Ok. Deve avere i piercing e la pelle olivastra. E la pelle tan skin. E scusami, allora, gioielli, pelle olivastra e gli occhiali da sole.
Posso mettere bandana, eh. Posso mettere bandana, ragazzi. Perché le piacciono pure le bandane. Ma veramente sto leggendo Milan, Giulia. Ma perché devi dire stronzate, Giulia? Scusami, fammi capire. Diego, grazie per i cuoricini. Lucrezia, grazie per il cuore. It ed F, grazie. Bandana? L'ho detto che la bandana. E poi? Niente, Milan, su TikTok certe volte dicono stronzate, lasciali fare. I capelli neri. Però non l'ha mai detto che gli piacciono i capelli neri. Però ci sono quelli con i capelli neri. Punto esclamativo gioco Diego su YouTube. C'è il link del gioco. La bandana l'ho messa. Metto slick hair, che cos'è? No, vuole i gioielli, Raffi. Vuole i gioielli. Ci sono i bracciali, Raffi. Raffi, questi sono gioielli. Non sono piercing. I ponytail. No, ponytail, piercing e bandana. No, la bandana sì. Perché no, raga? Cosa sono i ponytail? Capelli lisci significa slick hair. Oddio, effettivamente gli slick hair è giusto. Gli slick hair è giusto. No, no, Ila. No, no, Lia. Vuole i piercing, ma forse è meglio non metterli. Ponytail e coda. Raga, ma non c'è nemmeno un ragazzo con la coda. E con la bandana. Raga, le bandane ci sono però. Cioè. Allora. Gioielli. Occhiali da sole. Io metterei anche i piercing. Ah, non ne posso. Ah. Vabbè, allora metto i gioielli in generale. Va bene così, dai. Va bene così. Va bene così. Ok. Lei è attratta da queste cose. Ah! Ora lui diventa tipo Miss. Aspetta. Non mi ricordo. Cucinare gli piaceva? Sì, era positiva agli sport, però gli piaceva cucinare. Allora, lei è positiva verso sport, negativa contro, cos'è che non gli piaceva, che non mi ricordo più? Le scienze, bravi. Ah, minchia, però devo trovare anche una frase che a lei piace che gli venga detta. Serve quello che c'è nel diario. Ma nel diario non c'era scritta la frase. Non c'era scritta la frase. Ma l'occulto gli piaceva pure, l'occulto. Il satanismo non gli piaceva. Ma vabbè, occult. La violence non gli piace. Però vedi che non. Dov'è l'occulto? Ah, l'occulto c'è. Camisa, sto leggendo. Non ti posso leggere completamente. Perché ci sono 700 persone, Camisa, che stanno scrivendo nello stesso tempo. Quindi, invece di farti venire nervoso, perché non ti metti nei panni delle persone con cui parli, Camisa? Grazie. Ciao, Simone. No, aspetta. No, aspetta. Perché io queste cose non me le ricordo. Io queste cose non me le ricordo. Vado a rileggere il libro. E il diario, non me le ricordo. No, ragazzi, non voglio mettere le cose a cazzo. Le metto giuste, le metto giuste. Allora, vado a leggere. No, ma anche perché lo devono eliminare. Allora, aspetta. Dov'è? Sì, quando arrivi al diario è meglio fare la foto. Ah no, è al primo piano, lei è al primo piano. Lei è del primo anno, non è del secondo.
Sì, Tommy. Ok. Se quello ce l'ho già, quello del magazine. Io ho stilato il libro. Vabbè, niente, ho sbagliato, raga. E allora, vediamo se lui è ancora alla fontana. Qua. È lui. Cazzo, ecco. Scatta la rissa. No, se non ti mette va bene. Allora. My best friend ha scritto le 5 cose che io amo. Quindi arte, sport, cosplay, socializzare e soldi. Sport va bene. Poi next, quindi dopo, lei ha voluto da me 5 nomi delle mie cose preferite. E occulto lo vuole, ragazzi. L'arte lo vuole. La musica, per esempio, non gli piace. La musica non gli piace, ragazzi. Grazie, Nina. Tra Babba e Tiziano. Perché Babba e Tiziano? Tiziano mi ama. Ora vai in classe dopo cleaning time per parlare con lei. Vabbè, aspetta. Perché gli chiedo se gli piacciono altre cose a lei. Aspettate, sto leggendo. Ma può essere che c'è il discorso di dormire insieme? Perché qua c'è scritto. Sabato, giù. Sabato. Vabbè, Moonlight, non è che stacco precisa, dai. Vabbè, e per ora facciamo questo. Che dite? Facciamo così? Ok, andiamo a lezione. Ciao, Ninja. Sì, Romy, ma non mi interessa. La frase non va bene. Vabbè, ma non la sappiamo la frase, compare. La frase non la sappiamo, Mary, perché lei non ce l'ha detta. Lei non ce la dice la frase. Potrei parlare con lei per sapere qualcosa, tipo qualcosa che le piace, che le piace detto. Grazie a Marasca per il follow su YouTube. Dov'è lui? Ah, lui va al terzo anno. Allora, aspetta che gli cambio. Oh, madonna, io odio questi qua che mi devono spingere di continuo, che non mi fanno giocare. Ti giuro, li odio proprio. Allora. Diciamo che è sexy. L'unica. Poi, secondo me, a lei piace la forza. E poi. Braccialetto. Se no la collana gliela potrei dare. Però questa non c'è scritta. La collana potrei andarla a comprare e poi gliela do a lui. Ho trovato, io vado a comprare la collana. Ciao Calcio, ciao Matti. Allora, facciamo una cosa fantasticissima. Facciamo merenda.
E sì, vabbè, sto sbagliando strada. Facciamo merenda e torniamo il giorno dopo e gli portiamo la collana a lui e magari lui gliela può regalare. Devo andare a comprare una collana però. Mi serve la collanina, così lui ce può provare con lei. Ma non se la può comprare lui la collanina? Grazie, calcio. Allora, come non chiudere la giornata? E non ce l'ho la collanina. Sarà più difficile. Ma non c'ho l'oggetto che lei piace. A lei piacciono le collane, non i bracciali. Sono io, posso gli do il bracciale, però non credo che... è lo stesso modo. Sì, no, ma non me ne frega niente. Sto giocando il gioco, quindi non me ne frega niente. Dov'era lui? Qua. Vediamo. Vediamo. Metto braccialetto. Braccialetto. Ok. Comunque lui è a posto, eh. Corteggia. Ah. Niente, finito. Allora, non so dov'è lei. Dovrebbe essere a pulire la classe. Vediamo dov'è lei. Sì, normal. Stiamo facendo innamorare la tizia, ma è difficile. È molto lunghetta questa parte qua. È difficile perché questa ci vogliono più giorni, mi sa. Cazzo è la tizia? Qua. Minchia, però... non è un po' piena di gente questa? No, easy day. Oggi è sabato, quindi faccio solamente una live su YouTube e poi... stacco. E se volete seguirmi su Instagram o da altre parti, tipo YouTube eccetera, vi trovate tutti i miei video, tutte le mie cose. Ma per il resto no. Non ma perché sto parlando con lui? Oddio, ho perso il tizio. Ma dov'è lui? Perso. Non è qua. Niente, lo devo pingare per forza a lui, perché lui non si trova, se no. Ciao, Sofì. Può essere che lui è già qua a stalkerarla? No. No, perché lui non la insegue. Lui è l'unico che non la insegue. Si deve allenare. Ma secondo me si starà allenando lui. Perché mi sa che lui non ha questa cosa di... Andiamo se in palestra. Ti immagini davvero in palestra? Muoio, mi viene un infarto. Non ci credo, è in palestra. È in palestra, è in piscina. Dove? Sta facendo? È in piscina. Si sta allenando, sta facendo i muscoli, i polpacci. Ecco. No, sta pulendo. Però vediamo se mi segue. Però se mi segue non lo so, sai. Non lo so se ce la faccio a portarlo fino a là. L'R è student about the sport. Portalo dove si corre. Ah, così va a correre, aspetta. Arrivo, ma... dov'è lo sport dove si corre? Qua. Così fa un po' di allenamento. Ma non lo facciamo correre. Vieni qua, pupo. Vabbè, già sta già correndo comunque, poverino, nel senso. Sta già correndo, raga. Vai.
Sara, Cla, Carmi, grazie mille per rose e cuori. Bravissimo, allenati, allenati, brutto sfitoso. Ancora devo farlo allenare. Basta, finito. Faccio allenare ancora, vediamo se lo posso far allenare qua in palestra. Palestra con Babba. Oh, te pare, eh? Qua, mica... Salta la corda. Sta andando via comunque. Ah no, niente, lui non salta la corda. Vabbè, ma sei inutile però. Va bene, niente. Ok, ok, ok. Nessuna fanpage. Non me ne frega niente del calcio. Va bene, allora facciamo così. Io penso che il tizio sia a posto così. Che facciamo? Gli posso chiedere di seguirmi che lo porto da lei? Forse no. Vediamo. No, però Kurt non posso. Non posso fargliela corteggiare. Perché forse deve essere vicino a lei, sai? Follow me. Madonna, questi qua che ti spintonano li odio. Lo porto da lei. Vediamo se lei è da qualche... Lei dovrebbe essere qua, seguita da un sacco dei ragazzi che la pedinano. Vediamo se la troviamo, no, ragazzi. È qua, è qua, è qua. Vediamo se lui arriva. Dov'è? Ehi, è qua. È qua, è qua, è qua. No, oddio, ho sbagliato. No, cazzo. Porca. Follow me. Non è. Devi farlo. Prima deve farlo la ragazza. Ma perché non lo può fare lui? Scusa, che la corteggia lui, scusami. Che senso ha questo? Vediamo. Vedi. Oh, 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 oh. Dove va? Mi sa che l'ho mandata dalla parte sbagliata. Dove sta andando, scusate? Devo dirlo anche a lui. Dillo a lui così va da lei. Ma si devo andare a trovare lui però adesso. Lei sta aspettando il tipo. Ma il tipo è là, porca. Vediamo se ci va. Vai, vai, vai. Sì, 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 sì. Ci va, ci va. Di là. No, dove vai? Di là o di là? Vai, vai tu. Seguo te. Vai. Facciamo scoppiare l'amore. L'amore è scoppiato. L'amore è scoppiato. Dove vai? Di qua. Vai, di qua. Dove sta andando? Mamma mia, che strada che ha preso, cioè. Was this just a prank? No. No, dove cazzo va? Madonna mia, però è difficile farli incocciare tutti e due. Amore, vai anche tu. Ma... Vai, 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 ok. Minchia, quella se ne va, l'altro scappa, è un casino. Casino. Oh, ci siamo, vai. Si innamorano, vai. What the fuck? Non vi state un po' troppo compenetrando, sorella? Oh! Aspetta. Aspetta. Lax che vuol dire?
è attratta. Però ha detto che la mia rivale no. Non gli piacciono i il colore dei capelli, non gli piace. Ma che gli faccio? Gli cambio il colore dei capelli al tizio. E poi non gli piacciono, non gli piacciono i gioielli. Ma vabbè. When did you put on this morning? Te l'avevo detto che mi piaceva la collana. Dovevo andare a comprare la collana. Ma c'era Milan che diceva tutto il tempo: no, no, no. Sì, dovevo comprargli la collana. Che problema? Manga store in town. Processo romanza manga. Aspetta che gli faccio la foto. Che. Aspetta che. Ok. Ok, faccio la foto. Sì, sì, sì. Così la prossima volta è meglio. Devi fare tutto questo fino a venerdì. Capito. Secondo me se li becco già la prima volta va bene. Se li becco tutte va bene. Allora, ragazzuoli, facciamo una cosa. Press the cure, ok, the button. Però a lei gli piace mezzo lui, eh. Allora, facciamo così, ragazzuoli. Sbagliato. E salvo la partita. Salvo la partita. Detto slot. Salvo la partita, così noi lo giochiamo sabato prossimo dalle 11 fino alle 14. Che vi va? Va bene? No, buco, sono su YouTube. Va bene, pupattoli? Tanto io vado a mangiare, voi adesso andate a mangiare pure, sono già le 14. Grazie a tutti ovviamente per i follower su TikTok, per le rose, i cuoricini, a tutti quanti. Grazie per i follow su YouTube, speriamo di arrivare a 30.000 entro fine ottobre. Grazie pupi, davvero, siete super belli. Spero che vi siate divertiti, spero che vi abbia fatto passare il tempo un pochino in compagnia, perché diciamo è rimasto, e ci vediamo direttamente picciotti lunedì dalle 17 alle 23, dal lunedì al venerdì su Twitch, e poi ci vediamo su YouTube sabato prossimo 11-14 con gli under. Vi ricordo come sempre che i video escono alle 14 sia su YouTube che su TikTok. Domani fai live? No, è domenica, mi faccio i cazzi miei domani. Pupi, un buon appetito a tutti, una buona giornata, passate un buon fine settimana, grazie a tutti per il supporto e il sostegno. Ciao belli, vi si vuole bene, ma questo già lo sapete. Ciao bellissimi.